Primo Libro di Samuele capitolo primo. Vera un uomo di Ramatian zorfin nella contrada montuosa di Efraim che si chiamava Elcana, figliuolo di Ieroam, figliuolo di Eliu, figliuolo di Tohu, figliuolo di Zulf, Efraimita. Aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Peninna. Penina aveva dei figliuoli, ma Anna non ne aveva, e quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti ed ad offrirgli dei sacrifici a Scilo, e qui erano i due figliuoli di Eli, Ofni e Finea, sacerdoti dell'Eterno, e quando venne il giorno, Elcana offerse il sacrificio e diede a Peninna sua moglie e a tutti i figlioli e a tutte le figliuole di lei del loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile, e la rivale mortificava continuamente Anna al fin di nasprirla perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo, ondella piangeva e non mangiava più. E il cane suo marito le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di dieci figliuoli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scilo, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto... Sulla sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena d'amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente. E fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se hai riguardo dell'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». E come ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo, e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce, onde Eli credette che ella fosse ubriaca e le disse, «Quanto durerà cotesta tua ebrezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispondendo disse: No, Signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prende la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia m'ha fatto parlare fino adesso. Ed Egli replicò: Vai in pace. E lì Dio d'Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. Ella rispose, Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi? Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo sembiante non fu più quello di prima. L'indomani, ella e suo marito, alzatisi di buon'ora, si prostrarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Il Cana conobbe Anna sua moglie e l'Eterno si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliuomo al quale pose nome Samuele perché disse ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo al Cana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all'Eterno il sacrificio annuo e sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito, io non salirò finché il bambino non sia divezzato». Allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimarrà per sempre. E il cana suo marito le rispose, fa come ti par bene, rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo, E quando l'ebbe divezzato, lo menò seco e prese tra i giovenchi un'efa di farina e un otre di vino e lo menò alla casa dell'Eterno a Scilo. Il fanciullo era ancora piccolino, e Cana ed Anna immolarono il giovenco e menarono il fanciullo ad Eli, e Anna gli disse, «Signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, o oh mio Signore, io son quella donna che stava qui vicina a te a pregare l'Eterno. Pregai per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi ha concesso quel che io gli avevo domandato». E canto mio lo dono all'Eterno. E finché gli durerà la vita, Egli sarà donato all'Eterno, e si prostraron quivi dinanzi all'Eterno. Primo Samuele, capitolo secondo. Allora Anna pregò e disse: Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca s'apre contro i miei nemici perché gioisco per la liberazione che tu m'hai concessa. Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te, né v'è rocca pari all'Idio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio. Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto e da lui son pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato. E i deboli son cinti di forza. Quei che erano satolli s'allogano per aver del pane, e quei che pativano la fame non la patiscono più. Perfino la sterile partorisce sette volte, mentre quella che aveva molti figli diventa fiacca. L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire, l'Eterno fa impoverire ed arricchisce. Egli abbassa e anche innalza, rileva il misero dalla polvere, e trae su il povero tame, per farli sedere con principi, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra son dell'Eterno, e sopra queste Egli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi dei Suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre, poiché l'uomo non trionferà per la sua forza». Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati egli tornerà contressi dal cielo e l'Eterno giudicherà gli estremi confini della terra darà forza al suo re farà grande la potenza del suo unto e Cana se ne andò a casa sua a Rama e il fanciullo rimase a servire l'Eterno sotto gli occhi del sacerdote Eli or i figliuoli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano l'Eterno, ed ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, nel momento in cui si faceva cuocere la carne, avendo in mano una forchetta a tre punte. La piantava nella caldaia o nel paiuolo, nella pentola o nella marmita e tutto quello che la forchetta tirava su, il sacerdote lo pigliava per sé. Così facevano a tutti gli Israeliti che andavano là a Shiloh. E anche prima che si fosse fatto fumare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio, dammi della carne da fare lo stire per il sacerdote, giacché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. E se quell'uomo gli diceva, si faccia prima di tutto fumare il grasso, poi prenderai quel che vorrai, Egli rispondeva, no, me la devi dare ora, altrimenti la prendo per forza. Il peccato dunque di quei giovani era grande oltremondo agli occhi dell'Eterno, perché la gente sprezzava le offerte fatte all'Eterno. Ma Samuele faceva il servizio nel cospetto dell'Eterno, era giovinetto e cinto di un efo di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tonaca e gliela portava quando saliva con suo marito ad offrire il sacrificio annuale. Egli benedisse il Cana e sua moglie dicendo l'Eterno ti dia prole da questa donna in luogo del dono che ella ha fatto all'Eterno. E se ne tornarono a casa loro. E l'Eterno visitò Anna, la quale concepì e partorì tre figli e due figliuole. E il giovinetto Samuele cresceva presso all'Eterno. Or Eli era molto vecchio, e udì tutto quello che i suoi figlioli facevano a tutto Israele, e come si giacevano con le donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. E disse loro, perché fate tali cose, poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre malvagie azioni? Non fate così, figliuoli miei, poiché quel che odo di voi non è buono, voi inducete a trasgressione il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, il Dio lo giudica, ma se pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del Padre loro perché l'Eterno li voleva far morire. Intanto il giovinetto Samuele continuava a crescere ed era gradito così all'Eterno come agli uomini. Ora un uomo di Dio venne da Eli e gli disse, Così parla l'Eterno. Non mi son io forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio di Faraone? Non lo scelsi Io forse fra tutte le tribù d'Israele, perché fosse mio sacerdote e salisse al mio altare e bruciasse il profumo e portasse l'efod in mia presenza? E non diedi io forse alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figlioli di Israele fatti mediante il fuoco? E allora perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato che siano offerti alla mia dimora? E come mai onori i tuoi figliuoli più di me e vi ingrassate col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero al mio servizio in perpetuo, ma ora l'Eterno dice, Lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che m'onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Ecco, i giorni vengono quando io troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre in guisa che non vi sarà in casa tua alcun vecchio, e vedrai lo squallore della mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni e non vi sarà più mai alcun vecchio nella tua casa. E quello dei tuoi figliuoli che lascerò sussistere presso il mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e per illanguidirti il cuore. E tutti i nati cresciuti in casa tua morranno nel fiore degli anni. E ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figliuoli a Ofni e a Fineas, ambedue morranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo l'anima mia, e io gli edificherò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. E chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un tozzo di pane e dirà Ammettimi ti prego a fare alcuno dei servizi del sacerdozio perché abbia un boccone di pane da mangiare. Primo Samuele capitolo 3. Ora il giovinetto Samuele serviva l'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara in quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidirsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno corricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose, eccomi, e corse da Eli e disse, eccomi, poiché tu m'hai chiamato. Eli rispose, io non t'ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli se ne andò a coricarsi. E l'Eterno chiamò di nuovo Samuele, e Samuele s'alzò e andò da Levi e disse, eccomi, poiché tu m'hai chiamato. E quelli rispose, figlio mio, io non t'ho chiamato, torna a coricarti. Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno, e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta, ed egli si alzò e andò da Eli, e disse, eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovinetto, ed egli disse a Samuele, va'. Coricadi, e se sarai chiamato ancora, dirai Parla o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Samuele andò a coricarsi al suo posto e l'Eterno venne e si tenne lì presso e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele, e Samuele rispose: Parla poiché il tuo servo ascolta. Allora l'Eterno disse a Samuele: Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi ludrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò in effetto contro Adelida dal principio fino alla fine tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di Lui in perpetuo a cagione delle iniquità che gli ben conosce, poiché i suoi figli hanno trattato su di sé la maledizione, ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa d'Eli che l'iniquità della casa d'Eli non sarà mai spiata né con sacrifici né con oblazioni. Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Egli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli lo chiamò e disse, «Samuele, figliuolo mio!» Ed egli rispose, «Eccomi!» Ed Eli, «Qual è la parola che egli ti ha detta? Ti prego, non me la celare." E Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualche cosa di tutto quello che gli t'ha detto. Samuele allora gli raccontò tutto senza scelargli nulla ed egli disse egli è l'Eterno faccia quello che gli farà bene. Samuele intanto cresceva e l'Eterno era con lui e non lasciò cadere a terra alcuna delle parole di lui. Tutto Israele da Dan fino a Bersiba riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno. E l'Eterno continuò ad apparire a Scilo, poiché a Scilo l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola, e la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Primo Samuele Capitolo 4. Or Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia, e si accampò presso Ebenezer. I Filistei erano accampati presso Afec. E i Filistei si schierarono in battaglia in faccia a Israele e impegnatosi il combattimento Israele fu sconfitto dai Filistei che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu tornato da... nell'accampamento gli anziani di Israele dissero Perché l'Eterno ci cioè ha egli oggi sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a prendere a Scilo l'arca del patto dell'Eterno e venga essa in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo quindi mandò gente a Scilo e di là fu portata l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i due figliuoli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. E quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nel campo, tutto Israele die in grandi gridi di gioia, sì, che ne rimbombò la terra. I filistei, all'udire quelle alte gride, dissero, «Che significano queste grandi grida nel campo degli ebrei?» E seppero che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento. E i filistei ebbero paura, perché dicevano, «Dio è venuto nell'accampamento!» Ed esclamarono, «Guai a noi!» Poiché non era così nei giorni passati, guai a noi chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti. Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di piaga nel deserto. Siate forti, Filistei, e comportatevi da uomini onde non abbiate diventar schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Conducetevi da uomini e combattete. I Filistei dunque combatterono. E Israele fu sconfitto e ciascun se ne fuggì nella sua tenda, e la rotta fu enorme e caddero di Israele trentamila fanti. L'arca di Dio fu presa, e i due figliuoli d'Eli, Ofni e Fineas, morirono. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, giunse correndo a Scilo quel medesimo giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Al suo arrivo, ecco che Eli. Stava sull'orlo della strada, seduto sul suo seggio, aspettando ansiosamente perché egli tremava il cuore per l'arca di Dio. E come quell'uomo entrò nella città portando la nuova, un grido si levò da tutta la città. Ed eli, udendo lo strepito delle grida, disse, che significa il chiasso di questo tumulto? E quell'uomo andò in fretta a portare la nuova ad eli. Or eli aveva 98 anni, la vista gli era venuta meno, sicché non poteva vedere. Quell'uomo gli disse: Son io che vengo dal campo di battaglia e che ne son fuggito oggi. Ed egli disse: Come è andata la cosa, figliuol mio? E colui che portava la nuova rispondendo disse: Israele è fuggito dinanzi ai Filistei e ve' stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figliuoli, Ofni e Finea, sono morti, e l'arca di Dio è stata presa. E come ebbe mentovato l'arca di Dio, eli cadde dal suo seggio all'indietro al lato della porta e si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e assai pesante. Era stato giudice di Israele quarant'anni. La nuora di lui, moglie di Fineas era incinta e prossima al parto. Quando di la nuova che l'arca di Dio era presa e che il suo suocero e il suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa ad un tratto dai dolori. E nel punto che stava per morire le donne che l'assistevano le dissero Non temere poiché hai partorito un figliuolo, ma ella non rispose e non ne fece caso. E il suo bambino fu posto nome Icabò, dicendo La gloria ha esulato da Israele perché l'arca di Dio era stata presa e a motivo del suo suocero e del suo marito. E disse, La gloria ha esulato da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa. Primo Samuele, capitolo V. I Filistei dunque presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenese a Asdod, e presero l'arca di Dio e la portarono nella casa di Dagon. E la posero a lato a Dagon. E il giorno dopo gli Asdodei, alzatosi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra davanti all'Arca dell'Eterno. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. E il giorno dopo, alzatosi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra davanti all'Arca dell'Eterno. La testa e ambedue le mani di Dagon giacevano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò fino al dì d'oggi i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon a Asdod non pongono il piede sulla soglia. Poi la mano dell'Eterno si aggravò su quei di Asdod e portò fra loro la desolazione, e li colpì di emorroidi e a Asdod e nel suo territorio, e quando quelli di Asdod videro che cosa veniva, dissero, L'arca dell'Idio di Israele non rimarrà presso di noi, poiché la mano di lui è dura su di noi e su Dago, nostro Dio. E mandarono quindi a convocare presso di loro tutti i principi dei Filistei, e dissero, Che farende l'arca dell'Idio di Israele? I principi risposero, Si trasporti l'arca dell'Idio di Israele a Gath, e trasportarono quivi l'arca dell'Idio di Israele, e come l'ebbero trasportata, la mano dell'Eterno si volse contro la città e vi fu un'immensa costernazione. L'Eterno colpì gli uomini della città piccoli e grandi e un flagello dei scoppiò fra loro. Allora mandarono l'arca di Dio a Ekron e come l'arca di Dio giunse a Ekron, quei di Ekron cominciarono a gridare dicendo, hanno trasportato l'arca delle Dio di da noi per far morire noi e il nostro popolo. Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei Filistei e dissero rimandate l'arca delle Dio d'Israele, torni essa al suo popolo, e non faccia morire noi e il nostro popolo, poiché tutta la città era in preda a un terrore di morte, e la mano di Dio s'aggravava gravemente su di essa. Quelli che non morivano erano colpiti dai morroidi, e la grida della città salivano fino al cielo. Primo Samuele, capitolo sesto L'arca dell'Eterno rimase nel paese dei Filistei sette mesi. Poi i Filistei chiamarono i sacerdoti e gli indovini e dissero, «Che faremo dell'arca dell'Eterno? Insegnateci il modo di rimandarla al suo luogo». E quelli risposero, «Se rimandate l'arca dell'Iddio d'Israele, non la rimandate senza nulla, ma fatele ad ogni modo un'offerta di riparazione». Allora guarirete e così saprete perché la sua mano non abbia cessato d'aggravarsi su voi. Ed essi chiesero: Quale offerta di riparazione gli offriamo noi? Quelli risposero: Cinque moroidi d'oro e cinque topi d'oro secondo il numero dei principi dei Filistei, giacché una stessa piaga ha colpito voi e i vostri principi. Fate dunque delle figure delle vostre moroidi e delle figure dei topi che vi devastavano il paese e date gloria all'Iddio di Israele. Forse egli cesserà d'aggravare la sua mano su voi, sui vostri dèi sul vostro paese. E perché indurereste il cuor vostro come gli egiziani e Faraone indurarono il cuor loro? Dopo che egli ebbe spiegato contro di essi la sua potenza, gli egiziani non lasciarono essi partire gli israeli, sì che questi poterono andarsene? Or dunque, fatevi un carro nuovo e prendete due vacche che allattino e che non abbia mai portato gioco, attaccatele al carro le vacche e riconducete nella stalla i loro vitelli, poi prendete l'arca dell'Eterno e mettetela sul carro e accanto ad essa ponete in una cassetta i lavori d'oro che presentate all'Eterno come offerta di riparazione e lasciatela sì che se ne vada. E state a vedere. Se sale per la via che mena al suo paese verso Beth Shemesh vuol dire che l'Eterno è quelli che ci ha fatto questo gran male, se no sapremo che non è la sua mano che ci ha percossi, ma che questo ci è avvenuto per caso. Quelli dunque fecero così, presero due vacche che allattavano, le attaccarono al carro e chiusero nella stalla i vitelli. Poi misero sul carro l'arca dell'Eterno e la cassetta coi topi d'oro e le figure delle morroidi. Le vacche presero direttamente la via che mena a Beth Shemesh, seguirono sempre la medesima strada muggendo mentre andavano e non piegarono né a destra né a sinistra. I principi dei filistei tennero loro dietro sino ai confini di Beth Shemesh. Ora quelli di Beth Shemesh mietevano il grano nella valle e alzando gli occhi, videro l'arca e si rallegravano vedendola, e il carro giunto al campo di Gesù di Beth Shemesh vi si fermò. C'era qui vi una gran pietra, essi spaccarono il legname del carro e offrirono le vacche in olocausto all'Eterno. I Leviti deposero l'arca dell'Eterno, e la cassetta che le stava accanto e conteneva gli oggetti d'oro, e misero ogni cosa sulla gran pietra, e in quello stesso giorno quei di Beth Shemesh offrirono olocausti e presentarono sacrifici all'Eterno. I cinque principi dei Filistei, veduto ciò, tornarono il medesimo giorno a Ecrom. Questo è il numero delle moroidi d'oro che i Filistei presentarono all'Eterno come offerta di riparazione una per Asdod, una per Gaza, una per Ascalon, una per Gath, una per Ekron. E dei topi d'oro ne offrirono tanti, quante erano le città dei Filistei appartenenti ai cinque principi delle città murate, ai villaggi di campagna che si estendono fino alla gran pietra, sulla quale fu posata l'arca dell'Eterno e che sussiste anche a dì nel campo di Giosuè, il Beth Shemita. L'Eterno colpì quei di Beth Shemesh perché avevano portato gli sguardi sull'arca dell'Eterno, colpì settanta uomini del popolo. Il popolo fece cordoglio perché l'Eterno aveva colpito d'una gran piaga, e quelli di Beth Shemesh dissero, «Chi può sussistere in presenza dell'Eterno di questo Dio santo? E da chi salirà l'arca partendo da noi?» E spedirono dei messi agli abitanti di Kiria di Erin, per dir loro, i filistei hanno ricondotto l'arca dell'Eterno, scendete e menatela su fra voi. Primo Samuele, capitolo settimo Quei di Kiryat Yarin vennero, menarono su l'arca dell'Eterno e la trasportarono in casa di Abinadab sulla collina e consacrarono il suo figliuolo Eleazar perché custodisse l'arca dell'Eterno. Ora, dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Iarim, era passato molto tempo, vent'anni erano trascorsi, e tutta la casa di Israele sospirava anelando all'Eterno. Allora, Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo, «Se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore», Togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il cuor vostro verso l'Eterno e servite a lui solo, ed egli vi libererà dalle mani dei Filistei. E i figliuoli d'Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono all'Eterno soltanto. Poi Samuele disse: Radunate tutto Israele a Mizpa, ed io pregherò l'Eterno per voi. Ed essi si adunarono a Mizpa, attinsero dell'acqua e la sparsero davanti all'Eterno e digiunarono quivi quel giorno e dissero: Abbiamo peccato contro l'Eterno. E Samuele fece la funzione di giudice di Israele a Mizpa. Quando i Filistei seppero che i figliuoli d'Israele si erano radunati a Mispa, i principi loro salirono contro Israele, la qualcosa, cosa, avendo udite i figliuoli d'Israele, ebbero paura dei Filistei e dissero a Samuele, non cessare di gridare per noi all'Eterno, all'Iddio nostro, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. E Samuele prese un agnello di latte e lo offerse intero in olocausto all'Eterno e gridò all'Eterno per Israele, e l'Eterno le esaudì. Ora, mentre Samuele offriva l'olocausto, i filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma l'Eterno tuonò quel giorno con gran fracasso contro i filistei e li mise in rotta dal che furono sconfitti dinanzi a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i filistei e li batterono fin sotto Beth-kar, allora Samuele prese una pietra e la pose fra Mizpah e Shem e la chiamò Eben Ezer, dicendo fino a qui l'Eterno ci ha soccorsi. I Filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele e la mano dell'Eterno fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele. Le città che i Filistei avevano preso ad Israele tornarono ad Israele, da Ekron fino a Gath. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei Filistei e vi fu pace fra Israele e gli Amorei. E Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Bethel, di Gilgal, di Mispa, ed esercitava il suo ufficio di giudice di Israele in tutti quei luoghi, poi tornava a Rama, dove stava di casa. Quivi fungeva da giudice di Israele e quivi edificò un altare all'Eterno. Primo Samuele capitolo 8. Or quando Samuele fu diventato vecchio, costituì i giudici di Israele i suoi figlioli. Il suo figliuolo primogenito si chiamava Yoahel, il secondo Abia e facevano le funzioni di giudici a Beersheba. I suoi figlioli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dalla cupidigia, accettavano regali e pervertivano la giustizia. Allora tutti gli anziani d'Israele si radunarono e vennero da Samuele a Rama e gli dissero: "Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figlioli non seguono le tue orme. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come l'hanno tutte le nazioni." A Samuele dispiacque questo lor dire: "Dacci un re che amministri la giustizia fra noi." E Samuele pregò l'Eterno, e l'Eterno disse a Samuele: da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi hanno rigettato non te, ma me, poiché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto a oggi, ma hanno abbandonato per servire altri dei. Or dunque da ascolto alla loro voce, abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re, che regnerà su di loro. E Samuele referì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re, e disse questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figliuoli e li metterà sui suoi carri e fra i suoi cavalieri, e dovranno correre davanti al suo carro. Se ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine e li metterà ad arare i suoi campi a mietere le sue biade a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figliuole per farsene delle profumiere, delle cuoche, delle fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori uliveti per darli ai suoi servitori. Prenderà la decima della vostra semente e delle vostre vigne per darla ai suoi enucchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù, i vostri asini per adoprarli nei suoi lavori prenderà le decime dei vostri gregi e voi sarete suoi schiavi. E allora griderete per cagione del re che vi avrete scelto, ma in quel giorno l'Eterno non vi risponderà. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse no, ci sarà un re su di noi e anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia fra noi, marcerà la nostra testa e condurrà le nostre guerre. Samuele, udite le parole del popolo, le riferì all'Eterno. E l'Eterno disse a Samuele, dà ascolto alla loro voce e stabilisci su di loro un re. E Samuele disse agli uomini d'Israele: ognuno se ne torni alla sua città. Primo Samuele, capitolo nono. Or era un uomo di Beniamino per nome Chis, figliolo di Abiel, figliolo di Zeror, figliolo di Becorrat, figliolo di Afiac, figliolo di un Beniaminita. Era un uomo forte e valoroso, e aveva un figliuolo per nome Saul, giovane e bello. Non venera tra i figlioli di Israele uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Or le asine di Chis, padre di Saul, s'erano smarrite e Chis disse a Saul suo figliuolo, Prendi teco uno dei servi, levati e vai in cerca delle asine. Egli passò per la contrada montuosa di Efraim, attraversò il paese di Shalisha, senza trovarle. Poi passarono per il paese di Shalin, ma non vi erano. Attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono. Quando furono giunti nel paese di Zuf, Saul disse al servo che era con lui, Vieni, torniamocene che altrimenti mio padre cesserebbe dal pensare alle asine e sarebbe in pensiero per noi. Il servo gli disse, Ecco, v'è in questa città un uomo di Dio che è tenuto in grande onore e tutto quello che gli dice succede sicuramente. Andiamoci, forse egli ci indicherà la via che dobbiamo seguire. E Saul disse al suo servo, Ma, ecco, se andiamo, che porteremo noi all'uomo di Dio? Poiché non ci sono più provisioni nei nostri sacchi e non abbiamo alcun presente da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? Il servo replicò a Saul dicendo, Ecco, io mi trovo in possesso di un quarto di un ciclo d'argento e lo darò all'uomo di Dio e gli ci indicherà la via. Anticamente in Israele, quando uno andava a consultare, Dio diceva, vieni, andiamo al veggente, poiché colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. E Saul disse al suo servo, va bene, vieni, andiamo. E andarono alla città dove stava l'uomo di Dio, e mentre facevano la salita che mena la città, trovarono delle fanciulle che uscivano ad attingere acqua, e chiesero loro, è qui il veggente? e quelle risposero loro dicendo "Sì, c'è là dove sei diretto, ma va presto giacché è venuto oggi in città perché oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo. Quando sarete entrati in città lo troverete di certo prima che egli salga all'alto luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che egli sia giunto perché è lui che deve benedire il sacrificio, dopo di lui i convivati mangeranno. O dunque salite perché è proprio ora che lo troverete. Ed essi salirono alla città e come vi furono entrati, ecco Samuele che usciva loro incontro per salire all'alto luogo. Ora, un giorno prima dell'arrivo di Saul, l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo, domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, poiché io ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. E quando Samuele vide Saul, l'Eterno gli disse, Ecco l'uomo di cui t'ho parlato, egli è colui che signoreggerà sul mio popolo. Saul si avvicinò a Samuele, entro la porta della città, e gli disse, Indicami ti prego dove sia la casa del veggente. E Samuele rispose a Saul, sono io il veggente. Sali davanti a me all'alto luogo e mangerete oggi con me, poi domattina ti lascerò partire e ti dirò quello che hai nel cuore. E quanto alle asine smarrite tre giorni fa, non dartene pensiero perché son trovate. E perché tutto quello che vi è di desiderabile in Israele, non è esso per te e per tutta la casa di tuo padre? Saul rispondendo disse. Non sono io un Beniaminita di una delle più piccole tribù d'Israele? La mia famiglia non è essa la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché dunque mi parli a questo modo? Samuele prese Saul e il suo servo e li introdusse nella sala e li fe sedere al capo di tavola fra i convitati che erano circa 30 persone. E Samuele disse al cuoco, porta qua la porzione che t'ho data e della quale ti ho detto tienla in serbo presso di te. Il cuoco allora prese la coscia e ciò che va deriva e la mise davanti a Saul. E Samuele disse ecco ciò che è stato tenuto in serbo, mettitelo davanti e mangia poiché è stato serbato apposta per te quando io ho invitato il popolo. Così Saul quel giorno mangiò con Samuele, poi scesero dall'alto luogo in città e Samuele si intrattenne con Saul sul terrazzo. L'indomani si alzarono presto allo spuntar dell'alba, Samuele chiamò Saul sul terrazzo e gli disse, vieni, che io ti lasci partire. Saul si alzò e uscirono fuori ambedue, egli e Samuele. E quando furono discesi all'estremità della città, Samuele disse a Saul, di al tuo servo che passi e vada innanzi a noi. E il servo passò, ma tu adesso fermati ed io ti farò udire la parola di Dio. Primo Samuele, capitolo decimo Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, basciò Saul e disse, L'Eterno non t'ha egli unto perché tu sia il capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele ai confini di Beniamino e Zertsha. I quali ti diranno, le asine delle quali andavi in cerca sono trovate, ed ecco tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi, e va dicendo, che farò io riguardo al mio figliuolo E quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Tabor, ti incontrerai con tre uomini che salgono adorare orare lì Dio a Bethel portando l'uno tre capretti, l'altro tre pani, e il terzo un otre di vino». Ed essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea e Laohim, dove c'è la guarnigione dei Filistei, e avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo preceduti dai salteri, dai timpani, dai flauti, da scetre, che profeteranno. E lo Spirito dell'Eterno ti investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un altro uomo e quando questi segni si saranno avvenuti, fa quello che avrà l'occasione di fare, poiché Dio è teco. Poi scenderai prima di me a Gilgal, ed ecco io scenderò verso te per offrire olocausti e sacrifici di azioni di grazia. Tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare, e non appena egli ebbe voltate le spalle per partirsene da Samuele, e Dio gli mutò il cuore, e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. E come giunsero a Gibea, ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì, ed egli si mise a profetare mezzo a loro. E tutti quelli, che l'avevano conosciuto prima, lo videro che profetava i profeti, e dicevano l'un l'altro. Che è mai avvenuto al figliolo di Chis, Saul, e anche egli fra i profeti? E un uomo del luogo rispose dicendo, E chi è il loro padre? Di qui venne il proverbio Saul e anche gli tre profeti. E come Saul ebbe finito di profetare, si recò all'alto luogo e lo zio di Saul disse a lui e al suo servo, Dove siete andati? Saul rispose, A cercare le asine, ma vedendo che non potevamo trovarle, siamo andati da Samuele. E lo zio di Saul disse, Raccontami ti prego quello che va detto Samuele. E Saul a suo zio, egli ci ha dichiarato positivamente che le asine erano trovate, ma di quel che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla. Poi Samuele convocò il popolo dinanzi all'Eterno a Mitzpah e disse ai figlioli di Israele: Così dice l'Eterno, lì Dio d'Israele: io trassi Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani e dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano. Ma oggi voi rigettate l'Iddio vostro che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli dite stabilisce su di noi un re. Ordunque presentatevi nel cospetto dell'Eterno per tribù e per migliaia. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù d'Israele, di e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglie e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figliuolo di Chis, lo cercarono ma non fu trovato. Allora consultarono di nuovo l'Eterno, quell'uomo e egli è venuto qua? L'Eterno rispose Guardate, ei si è nascosto fra i bagagli. E corsero a trarlo di là e quando egli si presentò in mezzo al popolo che era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. E Samuele disse a tutto il popolo Vedete colui che l'Eterno si è scelto? Non v'è alcuno in tutto il popolo che sia pari di lui. E tutto il popolo diede in esclamazioni di gioia gridando, Viva il Re! Allora Samuele espose al popolo la legge del regno e la scrisse in un libro che depose nel cospetto dell'Eterno. Poi Samuele rimandò tutto il popolo ciascuno a casa sua. Saul se ne andò anch'egli a casa sua a Gibea e con lui andarono gli uomini valorosi a cui Dio aveva toccato il cuore. Non di meno ci furono degli uomini da nulla che dissero, come ci salverebbe costui, e lo disprezzarono, e non gli portarono alcun dono. Ma egli fece vista di non udire. Primo Samuele, capitolo undicesimo Or Naash l'Ammonita salì e s'accampò contro Iabes di Galahad, e tutti quelli di Iabes dissero a Naash, Fa alleanza con noi, e noi ti serviremo. E Naas la monita rispose loro, io farò alleanza con voi a questa condizione, che io vi cavi a tutti l'occhio destro, e getti così questo proprio su tutto Israele. Gli anziani di Iabes gli dissero, concedici sette giorni di tregua, perché inviamo dei messi a tutto il territorio di Israele, e se non vi sarà chi ci soccorra, ci arrenderemo a te. I messi vennero dunque a Gibea di Saul, e riferirono queste parole in presenza del popolo, e tutto il popolo alzò la voce e pianse. Ed ecco Saul tornava dai campi, seguendo i bovi, e disse, Che ha egli il popolo che piange? E gli riferirono le parole di quelli di Iabes, e come egli ebbe udite quelle parole, lo spirito di Dio investì Saul, che si infiammò d'ira, e presi un paio di buoi, li tagliò a pezzi, che mandò per mano di Messi per tutto il territorio di Israele, dicendo, Così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e Samuele. Il terrore dell'Eterno si impadronì del popolo e partirono come se fossero stati un uomo solo. Saul li passò in rassegna a Besec ed erano 300.000 figliuoli di Israele e 30.000 uomini di Giuda. E dissero a quei messi che erano venuti, dite così a quei di Abes di Galaad, domani, quando il sole sarà in tutto il suo calore, sarete liberati. E i messi andarono a riferire queste parole a quei di Abes, i quali si rallegrarono. E quei di Abes dissero agli ammoniti, domani verremo da voi e farete di noi tutto quello che vi parrà. Il giorno seguente Saul divise il popolo in tre schiere che penetrarono nel campo degli Ammoniti in sulla veglia del mattino e li batterono fino alle ore calde del giorno. Quelli che scamparono furono dispersi in guisa che non ne rimasero due assieme. Il popolo disse a Samuele: Chi è che diceva Saul regnerà egli su noi? Dateci quegli uomini e li metteremo a morte. Ma Saul rispose: Nessuno sarà messo a morte in questo giorno, perché oggi l'Eterno ha operato una liberazione in Israele. E Samuele disse al popolo: Venite, andiamo a Gilgal ed ivi confermiamo l'autorità reale. E tutto il popolo andò a Gilgal e quivi a Gilgal. Fecero Saul re davanti all'Eterno e qui vi offrirono nel cospetto dell'Eterno sacrifici di azione di grazie. E Saul e gli uomini tutti di Israele fecero gran festa in quel luogo. Primo Samuele, capitolo 12. Allora Samuele disse a tutto Israele, Ecco, io vi ho obbedito in tutto quello che m'avete detto. Ed ho costituito un re su di voi. Ed ora, ecco il re che andrà dinanzi a voi. Quanto a me, io sono vecchio e canuto e i miei figliuoli sono tra voi. Io sono andato dinanzi a voi dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui, rendete la vostra testimonianza a mio carico in presenza dell'Eterno e in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho deufradato, A chi ho fatto violenza? Dalle mani di chi ho accettato doni per chiudere gli occhi al suo riguardo? Io vi restituirò ogni cosa. E quelli risposero: Tu non ci hai deufradati, non ci hai fatto violenza, e non hai preso nulla dalle mani di chi che sia. Ed egli a loro Oggi l'Eterno è testimonio contro di voi e il suo unto pure è testimone che voi non avete trovato nulla nelle mie mani. E il popolo rispose, Egli è testimone. Allora Samuele disse al popolo, Testimone l'Eterno che costituì Mosè ed Aronne, e fe salire i padri vostri dal paese d'Egitto. Or dunque presentatevi un Dio dinanzi all'Eterno Dibatta con voi la causa relativa a tutte le opere di giustizia che l'Eterno ha compiute a beneficio vostro e dei vostri padri. Dopo che Giacobbe fu entrato in Egitto, i vostri padri gridarono all'Eterno, e l'Eterno mandò Mosè ed Aronne, i quali trassero i vostri padri fuori dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo. Ma essi dimenticarono l'Eterno il loro Dio ed egli li diede in potere di Sisera capo dell'esercito di Azor, e in potere dei filistei e del re di Moab i quali mossero loro guerra allora gridarono all'Eterno e dissero abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato l'Eterno e abbiamo servito agli idoli di Baal e starte. ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te e l'Eterno mandò Gerubbaal a Beden, e gefte a samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e viveste al sicuro ma quando diste che nahasa re di figliuoli di amon marciava contro di voi mi diceste no deve regnare su di noi un re mentre l'eterno il vostro dio era il vostro re Or dunque ecco il re che vi siete scelto e che avete chiesto. Ecco l'Eterno ha costituito un re su di voi. Se temete l'Eterno, lo servite e ubbidite alla sua voce. Se non siete ribelli al comando dell'Eterno, e tanto voi quanto il re che regna su voi siete seguaci dell'Eterno che è il vostro Dio, bene. Ma se non ubbidite alla voce dell'Eterno, se vi ribellate al comandamento dell'Eterno, la mano dell'Eterno sarà contro di voi come fu contro i vostri Padri. Ed anche ora fermatevi e mirate a questa grande cosa che l'Eterno sta per compiere dinanzi agli occhi vostri. Non siamo al tempo della messa del grano? Io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia affinché sappiate e veggiate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò l'Eterno. E l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia e tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele. E tutto il popolo disse a Samuele Prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non muoiano, perché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto questo torto di chiedere per noi un Re. E Samuele rispose al popolo Non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male. Non di meno non vi ritraete dal seguir l'Eterno, ma servitelo con tutto il cuor vostro. Non ve ne ritraete, perché andreste dietro a cose vane, che non possano giovare né liberare, perché son cose vane. Poiché l'Eterno, per amore del suo gran nome, non abbandonerà il suo popolo, giacché è piaciuto all'Eterno di far di voi il popolo suo. E quanto a me, lungi da me il peccare contro l'Eterno cessando di pregare per voi. Anzi... Io vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete l'Eterno, e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro, poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvegiolmente, perirete voi e il vostro re. Primo Samuele, capitolo tredicesimo Saul aveva trent'anni quando cominciò a regnare e regnò quarantadue anni sopra Israele. Saul si scelse tremila uomini di Israele, duemila stavano con lui a Mikmas e sul monte di Bethel e mille con Jonathan a Gilbea di Beniamino, e rimandò il resto del popolo ognuno alla sua tenda. Jonathan batté la guarnigione dei filistei che stava a Geba, e i Filistei lo seppero e Saul fe sonare la tromba per tutto il paese, dicendo: Lo sappiano gli ebrei. E tutto Israele sentì dire: Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei, e Israele è venuto in odio ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. E i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano trentamila carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come l'arena che è sul lido del mare. Salirono dunque e si accamparono a Micmas a oriente di Beth-aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galaad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò sette giorni secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperarsi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse. Menatemi l'olocausto e i sacrifici di azioni di grazia e offerse l'olocausto. E come finiva di offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse Che hai tu fatto? Saul rispose, Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e m'abbandonava, e che tu non giungevi nel giorno stabilito, e che i Filistei erano adunati a Mikmas, mi son detto, Or i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi son fatto violenza ed ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo, ma ora il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuore suo e l'Eterno l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, già che tu non hai osservato quel che l'Eterno t'aveva ordinato. Poi Samuele si levò e salì a Gilgal e a Gibea di Beniamino e Saul fece la rassegna del popolo che si trovava con lui. Erano circa seicento uomini. Or Saul, Jonathan suo figliuolo e la gente che si trovava con essi occupavano Gibea di Beniamino, mentre i filistei erano accampati a Micmas. Dal campo dei filistei uscirono dei guastatori divisi in tre schiere. Una prese la via d'Ofra, verso il paese di Shual, l'altra prese la via di Bet Oron, e la terza prese la via della frontiera che guarda la valle di Zeboim verso il deserto. Or tutto il paese d'Israele non si trovava un fabbro, poiché i Filistei avevano detto Vediamo che gli ebrei non facciano spade o lance. E tutti gli israeliti scendevano dai filistei per farsi aguzzare chi il suo vomero, chi la sua zappa, chi la sua scure, chi la sua vanga. E il prezzo della rottatura era di un pin per le vanghe, per le zappe e per i tridenti, per le scuri e per aggiustare i pungoli. Così avvenne che il dì della battaglia non si trovava in mano tutta la gente che era con Saul e con Jonathan né spada né lancia. Non se ne trovava che in man di Saul e di Jonathan suo figliuolo. E la guarnigione dei Filistei uscì ad occupare il passo di Micmas. Primo Samuele, capitolo quattordicesimo Ora avvenne che un giorno Jonathan, figliuolo di Saul, disse a un giovane suo scudiero, Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è là dall'altra parte. Ma non ne disse nulla suo padre. Saulo stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melagrano di Migron, e la gente che aveva seco noverava circa seicento uomini. Aia, figliolo di Aitub, fratello di Iocabod, figliolo di Fineas, figliolo di Eli, sacerdote dell'Eterno, a Scilo, portava Lefod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. O fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava d'arrivare alla guarnigione dei filistei, c'era una punte di rupe da una parte e una punta di rupe dall'altra parte. Una si chiamava Botzets e l'altra Sene. Una di queste punte sorgeva al nord di Rimpeto a Micmas e l'altra a mezzogiorno di Rimpeto a Gibea. Jonathan disse al suo giovane scudiero: "Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi". Forse l'Eterno agirà per noi, poiché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molta o con poca gente. E il suo scudiero gli rispose, fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure, ecco, io son teco dove il cuore ti mena. Allora Jonathan disse, ecco, noi andremo verso quella gente e ci mostreremo a loro. Se ci dicono, fermatevi finché veniam da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono venite su da noi, saliremo, perché l'Eterno li avrà dati nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno. Così si mostrarono ambedue alla guarnigione dei Filistei e i Filistei dissero ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti. E gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero venite su da noi e vi faremo saper qualcosa. Jonathan disse al suo scudiero, sali dietro a me, poiché l'Eterno li ha dati nelle mani di Israele. Jonathan salì arrampicandosi con le mani e coi piedi seguito dal suo scudiero, e i filistei caddero dinanzi a Jonathan e lo scudiero dietro a lui, che dava loro la morte. In quella prima disfatta inflitta da Jonathan e dal suo scudiero, caddero circa venti uomini sullo spazio di circa la metà di un jughero di terra, e lo spavento si sparse nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo e la guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati e il paese tremò. Fu uno spavento di Dio. Le sentinelle di Saul a Ghibea di Beniamino guardarono ed ecco che la moltitudine si sbandava e fuggiva di qua e di là. Allora Saul disse alla gente che era con lui Fate la rassegna e vedete chi se n'è andato da noi. E fatta la rassegna, ecco che mancavano Jonathan e il suo scudiero. E Saul disse ad Ahia, «Fa accostare l'arca di Dio», poiché l'arca di Dio era allora coi figliuoli di Israele. E mentre Saul parlava col sacerdote, il tumulto andava aumentando nel campo dei filistei, e Saul disse al sacerdote, «Ritira la mano». Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono e s'avanzarono fino al luogo della battaglia ed ecco che la spada dell'uomo era rivolta contro l'altro e la confusione era grandissima. Or gli ebrei, che già prima si trovavano coi filistei ed erano saliti con essi al campo del paese d'intorno, fecero volta faccia e si unirono anch'essi con gli israeliti che erano con Saul e con Jonathan. E parimenti tutti gli israeliti che s'erano nascosti nella contrada montuosa di Efraim, quando udirono che i filistei fuggivano, si misero anch'essi ad inseguirli da presso, combattendo. E in quel giorno l'Eterno salvò Israele, e la battaglia si estese fino a Bet-Haven. Or, gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti. Ma Saul fece fare al popolo questo giuramento. Maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. E nessuno del popolo tocco cibo. Or tutto il popolo giunse a una foresta dove c'era del miele per terra. E come il popolo fu entrato nella foresta vide il miele che colava, ma nessuno si portò la mano e la bocca perché il popolo rispettava il giuramento. Ma Jonathan non aveva sentito quando suo padre aveva fatto giurare il popolo e stese la punta del bastone che teneva in mano, la intinse nel miele che colava e portò la mano alla bocca egli si rischiarò la vista. Uno del popolo, rivolgendosi a lui, gli disse Tuo padre ha espressamente fatto fare al popolo questo giuramento, maledetto l'uomo che toccherà oggi cibo. E il popolo è esausto. Allora Jonathan disse, mio padre ha recato un danno al paese. Vedete come l'aver guastato un po' di questo miele mi ha rischiarato la vista. Ah, se il popolo avesse oggi mangiato a sua voglia nel bottino che ha trovato presso i nemici, non si sarebbe egli fatto una più grande strage dei filistei? Essi dunque sconfissero quel giorno i filistei da Mikmas ad. Ayalon, il popolo era estenuato e si gettò sul bottino. Prese pecore, buoi e vitelli, li scannò sul suolo e li mangiò col sangue. E questo fu riferito a Saul e gli fu detto: Ecco, il popolo pecca contro l'Eterno mangiando carne col sangue. Ed egli disse: Voi avete commesso un'infedeltà, rotolate subito qua presso di me una gran pietra. E Saul Soggiunse, andate intorno fra il popolo e dite a ognuno di menarmi qua il suo bue e la sua pecora e di scannarli qui. Poi mangiate e non peccate contro l'eterno mangiando carne col sangue. E quella notte ognuno del popolo menò di propria mano il suo bue e lo scannò quivi. E Saul edificò un altare all'eterno. Questo fu il primo altare che egli edificò all'eterno. Poi Saul disse, Scendiamo nella notte ad inseguire i filistei Saccheggiamoli fino alla mattina e facciamo che non ne scampi uno. Il popolo rispose, fa tutto quello che ti par bene. E allora, disse il sacerdote, accostiamoci qui a Dio. E Saul consultò Dio dicendo, debo io scendere a inseguire i filistei? Li darai tu nelle mani di Israele? Ma questa volta Dio non gli diede alcuna risposta. E Saul disse, Accostatevi qua voi tutti i capi del popolo, riconoscete e vedete in che consiste il peccato commesso quest'oggi, poiché com'è vero che l'Eterno, il Salvatore di Israele, vive, quand'anche il reo fosse Jonathan mio figliuolo, egli dovrà morire. Ma in tutto il popolo non ci fu alcuno che gli rispondesse. Allora egli disse a tutto Israele, mettetevi da un lato, ed io e Jonathan mio figliuolo staremo dall'altro. E il popolo disse a Saul, fa quello che ti par bene. Saul disse all'Eterno, Dio di Israele, fa conoscere la verità. E Jonathan e Saul furono designati dalla sorte. E il popolo scampò. Poi Saul disse, tirate a sorte fra me e Jonathan mio figliuolo. E Jonathan fu designato. Allora Saul disse a Jonathan, dimmi quello che hai fatto. E Jonathan glielo confessò e disse sì, io assaggiai un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano, eccomi qui, morrò. Saul disse, mi tratti Dio con tutto il suo rigore se non andrai alla morte, o oh Jonathan. E il popolo disse a Saul, Jonathan, che ha operato questa gran liberazione in Israele, dovrebbe egli morire? Non sarà mai. Com'è vero che l'Eterno vive, non cadrà in terra un capello del suo capo, poiché oggi egli ha operato con Dio. Così il popolo salvò Gionata, che non fu messo a morte. Poi Saul tornò dall'inseguimento dei Filistei, e i Filistei se ne tornarono al loro paese. Or Saul, quando ebbe preso possesso del suo regno in Israele, mosse guerra a tutti i suoi nemici d'ogni intorno, a Moab, ai figlioli di Ammon, a Edom, ai re di... Ai Filistei, e dovunque si volgeva, vinceva. Spiegò il suo valore, sconfisse gli Amalechiti e liberò Israele dalle mani di quelli che lo predavano. I figliuoli di Sao erano Jonathan, Ishvi e Malchiusha. E delle sue due figliole la primogenita si chiamava Merab e la minore Michal. Il nome della moglie di Sao era. Ainoam, figliolo di Aimas, il nome del capitano del suo esercito, era Abner, figliolo di Ner, zio di Saul. E Echis, padre di Saul, e Ner, padre di Abner, erano i figlioli di Abiel. Per tutto il tempo di Saul vi fu guerra canita contro i filistei, e, come Saul scorgeva un uomo forte e valoroso, lo prendeva seco. Primo Samuele, capitolo quindicesimo Or Samuele disse a Saul, L'Eterno mi ha mandato per ungerti il re del suo popolo d'Israele. Ascolta dunque quel che ti dice l'Eterno. Così parla l'Eterno degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece ad Israele quando gli soppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Or va. Sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, fanciulle, lattanti, buoi e pecore, cammelli ed asini. Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim. Erano duecentomila fanti e diecimila uomini di Giuda. Saul giunse alla città di Amalek, pose un'imboscata nella valle e disse ai Canei: Andatevene, ritiratevi, scendete di mezzo agli Amalechiti perché io non vi distrugga insieme a loro, già che usaste benignità verso tutti i figlioli di Israele quando salirono dall'Egitto. Così i Chenei si ritirarono di mezzo agli Amalechiti e Saul sconfisse gli Amalechiti da Avila fino a Shur che sta di rimpetto all'Egitto e prese vivo Agag, re degli Amalechiti. E votò allo sterminio tutto il popolo passandolo a fin di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono a, a Gag e il meglio delle pecore, dei buoi degli animali della seconda figliatura degli agnelli e tutto quel che era di buono. E non vollero darle lo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che non aveva valore ed era meschino. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele, dicendo. Io mi pento d'aver stabilito re Saul perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò all'Eterno tutta la notte. Poi si levò la mattina di buon'ora e andò incontro a Saul e vennero a dire a Samuele, Saul è andato a Carmel ed ecco che vi si è eretto un trofeo, poi se n'è ritornato e, passando più lungi, è sceso a Gilgal. Samuele si recò da Saul e Saul gli disse: Benedetto si tu dall'Eterno, io ho seguito l'ordine dell'Eterno. E Samuele disse: Chi è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugir di buoi che io sento? Saul rispose: Sono bestie menate dal paese degli Amalekiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuel disse a Saul, Basta, io t'annunzierò quel che l'Eterno m'ha detto stanotte. E Saul gli disse, Parla. E Samuele disse, Non è egli vero che quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo delle tribù d'Israele e l'Eterno t'ha unto re di Israele? L'Eterno t'aveva dato una missione dicendo, Va, vota allo sterminio quei peccatori da Malechiti e fa loro guerra finché siano sterminati. E perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? E Saul disse a Samuele, ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione che l'Eterno m'aveva affidata, ho menato a Gag, re di Amelech, e ho votato allo sterminio gli Amaleciti. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici all'Eterno al tuo Dio, a Gilgal. E Samuele disse L'Eterno ha egli grado gli olocausti e i sacrifici, come che si ubbidisca la sua voce? Ecco l'ubbidienza val meglio che il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, già che tu hai rigettata la parola dell'Eterno anche egli ti rigetta come re. Allora Saul disse a Samuele: Io ho peccato, poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole. Io ho temuto e il popolo che ha dato ascolto alla sua voce. Or dunque ti prego, perdona il mio peccato, ritorna con me ed io mi prostrerò davanti all'Eterno. E Samuele disse a Saul: Io non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra di Israele. E come Samuele si voltava per andarsene, Saulo lo prese per il lembo del mantello che gli si strappò. Allora Samuele gli disse L'Eterno strappa oggi da addosso a te il Regno d'Israele e lo dà un altro che è migliore di te. E colui che è la gloria d'Israele non mentirà e non si pentirà, poiché egli non è un uomo perché abbia da pentirsi. Allora Saul disse Ho oh peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo, in presenza d'Israele, ritorna con me e io mi prostrerò davanti all'Eterno al tuo Dio. Samuele dunque ritornò seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti all'Eterno. Poi Samuele disse, Menami qua Agag, re degli Amalechiti. E Agag venne da lui incatenato. E Agag diceva, certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse, Come la tua spada ha privato le donne e i figliuoli, così la madre tua sarà privata dei figliuoli fra le donne. E Samuele fe squartare Agag in presenza dell'Eterno a Gilgal. Poi Samuele se ne andò a Rama e Saul salì a casa sua a Gibeal di Saul. E Samuele finché visse non andò più a vedere Saul perché Samuele faceva cordoglio per Saul. E l'Eterno si pentiva d'aver fatto Saul re di Israele. Primo Samuele capitolo sedicesimo L'Eterno disse a Samuele, Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno, e va, io ti manderò da Isai di Bethlehem, perché mi son provveduto da, di un re fra i suoi figlioli. E Samuele rispose, Come andrò io? Saul lo verrà a sapere mi ucciderà. L'Eterno disse, Prenderai te con la giovenca, e dirai, Sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isaia al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e mi ungerai colui che io ti dirò. Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto e si recò a Bethlehem, e gli anziani della città gli si fecero incontro tutti turbati e gli dissero: "Porti tu pace?" Ed egli rispose: "Porto pace, vengo ad offrire un sacrificio all'Eterno, purificatevi e venite meco al sacrificio." Fece anche purificare Isai e i suoi figlioli, e le invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli scorse Eliabe e disse, «Certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele, non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. Allora Isai chiamò... Abinadab, e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele rispose all'Eterno, non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Shammah, ma Samuele disse all'Eterno, non si è scelto neppure questo. E Isai fece passare così sette dei suoi figlioli davanti a Samuele, ma Samuele disse ad Isai, l'Eterno non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figlioli?» Isai rispose, resta ancora il più giovane, ma è a pascere le pecore. E Samuele disse a Isai, mandalo a cercare, perché non ci si metterà a tavola prima che non sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Or egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, levati, ungilo, perché egli è desso. Allora Samuele prese il corno dell'olio e l'unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. E Samuele si levò e se ne andò a Rama. Or lo spirito dell'Eterno s'era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno. I servitori di Saul gli dissero, ecco, un cattivo spirito suscitato da Dio ti turba. Ordini ora il nostro Signore ai tuoi servi che ti stanno dinanzi di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa e quando il cattivo spirito suscitato da Dio ti investirà, quelli si metterà a suonare e tu ne sarai sollevato. Saul disse ai suoi servitori, trovatemi un uomo che suoni bene e conducetemelo. Allora uno dei domestici prese a dire, ecco, io ho veduto un figliuolo di Zai, il Betlaminita, che sa suonare bene. È un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene e è di bell'aspetto, e l'Eterno è con lui. Saul dunque inviò dei messi a Isai per dirgli mandami Davide tuo figliolo che è col gregge. Ed Isai prese un asino carico di pane, un oltre di vino, un capretto e lo mandò tutto a Saul per mezzo di Davide suo figliuolo. Davide arrivò da Saul, si presentò a lui ed egli pose grande affetto e lo fece suo scudiero. E Saul mandò a dire ad Isai, ti prego, lascia Davide al mio servizio, poiché egli ha trovato grazia agli occhi miei. Or, quando il cattivo spirito suscitato da Dio investiva Saul, Davide pigliava l'arpa e si metteva a suonare. Saul si sentiva sollevato e stava meglio, e il cattivo spirito se ne andava da lui. Primo Samuele, capitolo diciassettesimo. Or i Filistei misero insieme i loro eserciti per combattere e si radunarono a Socco, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Socco e a Zeca, a Efes Dammin. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte, e Israele stava sul monte dall'altra parte, e fra loro c'era la valle. Ora, dal campo dei Filistei uscì come un campione un guerriero per nome Goliath, di Gath, alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di rame, era vestito d'una corazza squame il cui peso era di cinquemila sicli di rame, portava delle gambiere di rame e sospeso dietro le spalle, un giavellotto di rame. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore, la punta della lancia pesava 600 sicli di ferro, e colui che portava la sua targa lo precedeva. Egli dunque si fermò e, volto alle schiere di Israele, gridò, perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi i servi di Saul? Scegliete fra voi uno e scenda egli contro a me. Se egli potrà lottare con me ed uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete. E il Filisteo aggiunse. Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere d'Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sbigottiti e presi da gran paura. Ora Davide era figliuolo di quell'Efrateo di Bethlehem di Giudea per nome Isai, che aveva otto figlioli e che al tempo di Saul era vecchio, molto innanzi nell'età. I tre figliuoli maggiore di Saul erano andati alla guerra con Saul e i tre figlioli che erano andati alla guerra si chiamavano Eliab il primogenito, Abinadab il secondo e Shama il terzo. Davide era il più giovane e quando i tre maggiori ebbero seguito Saul, Davide si partì da Saul e tornò a Bethlehem a pascolare le pecore di suo padre. E il Filisteo si faceva avanti la mattina e la sera, e si presentò così per quaranta giorni. Or Isai disse a Davide, suo figliuolo, «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi dieci pani, e portali presto al campo ai tuoi fratelli». Porta anche queste dieci casciole al capitano del loro migliaio, vedi se i tuoi fratelli stanno bene, e riportami da loro un qualche contrassegno. Saul ed essi con tutti gli uomini di Israele sono nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani, Davide s'alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. E come giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava gridi di guerra. Israeliti e Filistei s'erano schierati esercito contro esercito. Davide lasciate in mano al guardiano dei bagagli e le cose che portava, corse alla linea di battaglia e giunto vi chiese ai suoi fratelli come stavano. Or mentre egli parlava con loro, Ecco avanzarsi di fra le file dei filistei quel campione, quel filisteo di Gath di nome Goliath, e ripetere le solite parole e Davide le udì. E tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono dinanzi a lui presi da gran paura. Gli uomini di Israele dicevano, avete visto quell'uomo che avanza? Egli s'avanza per coprire proprio Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà grandemente ricco, gli darà la sua propria figliola, ed estenderà in Israele la casa del padre di lui da ogni aggravio. E Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse, Che si farà egli a quell'uomo che ucciderà questo Filisteo e torrà lo proprio di dosso a Israele? E chi è dunque questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'idio vivente? E la gente gli rispose con le stesse parole dicendo Si farà questo e questo a colui che lo ucciderà. Eliab suo fratello maggiore avendo udito Davide parlare a quella gente s'accese di ira contro di lui e disse Perché sei sceso qua e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore tu sei sceso qua per vedere la battaglia Davide rispose e che io ho fatto ora. Non era che una semplice domanda. E scostandosi da lui si rivolse a un altro facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta. Or le parole che Davide aveva dette, essendo state sentite, furono riportate a Saul che lo fece venire. E Davide disse a Saul Nessuno si perda d'animo a motivo di costui? Il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo? Saul disse a Davide Tu non puoi andare a batterti con questo Filisteo, poiché tu non sei che un giovinetto ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. E Davide rispose a Saul Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portar via una pecora di mezzo al gregge, e io gli correvo dietro, lo colpivo e gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivolgeva contro, io lo pigliavo per le ganasce, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso Filisteo sarà come uno di quelli, poiché ha coperto d'opprobio le schiere dell'iddio vivente. E Davide soggiunse, l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. E Saul disse a Davide, va e l'eterno sia teco. Saul rivestì Davide della sua propria armatura, gli mise un capo, un elmo di rame e lo armò di corazza. Poi Davide scinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Ma disse a Saul, Io non posso camminare con quest'armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. E prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre bellisce, le pose nella sacchetta del pastore che gli serviva da carniera e con la fionda in mano mosse contro il Filisteo. Il Filisteo. Anche egli si fe innanzi avvicinandosi sempre di più a Davide ed era preceduto dal suo scudiero. E quando il Filisteo ebbe scorto Davide, lo disprezzò perché non era che un giovinetto biondo e di bell'aspetto. E il Filisteo disse a Davide, Sono io un cane che tu vieni contro a me col bastone? E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. E il filisteo disse a Davide: Vieni qua, che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al filisteo: Tu vieni a me con la spada e con la lancia e col giavellotto. Ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, del Dio delle schiere d'Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa, e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei, gli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani e come il filisteo si mosse e si fe innanzi per accostarsi a Davide Davide anch'egli corse prestamente verso la linea di battaglia incontrò al filisteo mise la mano nella sacchetta ne cavò una pietra la lanciò con la fionda e colpì il filisteo nella fronte la pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde bocconi per terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere la spada in mano. Poi Davide corse e si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e sguainatela lo mise a morte e gli tagliò la testa. I Filistei Vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. E gli uomini di Israele e di Giuda sorsero, alzando gridi di guerra, e inseguirono i Filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ekron. I Filistei feriti a morte caddero sulla via di Sharim fino a Gat ed a Ekron. E i figliuoli di Israele, dopo aver dato caccia ai Filistei, tornarono e predarono il loro campo. E Davide prese la testa del filisteo e la portò a Gerusalemme ma ripose l'armatura di lui nella sua tenda or quando Saul aveva veduto Davide che andava contro il filisteo aveva chiesto ad Abner capo dell'esercito Abner di chi è figliuolo questo giovinetto ed Abner aveva risposto come vero che tu vivi o oh re io non lo so e il re aveva detto informati di chi sia figliuolo questo ragazzo Ora, quando Davide ucciso il Filisteo fu di ritorno, Abner lo prese e lo menò alla presenza di Saul, avendo egli in mano la testa del Filisteo. E Saul gli disse, giovinetto, di chi sei tu figliuolo? E Davide rispose, sono figliuolo del tuo servo Isai di Bethlehem. Primo Samuele, capitolo diciottesimo. Come Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Jonathan rimase così legata all'anima di lui che Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che se ne tornasse a casa di suo padre. E Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Quindi... Jonathan si tolse di dosso il mantello lo diede a Davide e così fece delle sue vesti fino alla sua spada e al suo arco e alla sua cintura. E Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava. Saulo mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo anche ai servi di Saul. Or all'arrivo dell'esercito quando Davide uccise il filisteo e faceva ritorno le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro a Re Saul, cantando e danzando al suono dei timpani e dei triangoli e alzando grida di gioia. E le donne danzavano e si rispondevano a vicenda, dicevano. Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. Saul nebbe sdegno fortissimo. Quelle parole gli dispiacquero e disse... Ne danno diecimila a Davide e a me non ne danno che mille. Non gli manca più che il regno. E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Il giorno dopo un cattivo spirito suscitato da Dio si impossessò di Saul, che era come fuori di sé in mezzo alla casa mentre Davide suonava l'arpa come soleva fare tutti i giorni. Saul aveva in mano la sua lancia e la scagliò dicendo inchioderò Davide al muro. Ma Davide schivò il colpo per due volte. Saul aveva paura di Davide perché l'Eterno era con lui e s'era ritirato da Saul. Perciò Saul lo allontanò da sé e lo fece capitano di mille uomini ed egli andava e veniva alla testa del popolo. Ora Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e l'Eterno era con lui. E quando Saul vide che gli riusciva splendidamente cominciò ad aver timore di lui. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché andava e veniva alla loro testa. Saul disse a Davide, ecco, Merab la mia figliuola maggiore, io te la darò per moglie, solo sì mi valente e combatti le battaglie dell'Eterno. Or, Saul diceva fra sé, non sia la mia mano che lo colpisca, ma sia la mano dei Filistei. Ma Davide rispose a Saul Chi sono io? Che è la vita mia e che è la famiglia di mio padre in Israele che io abbia ad essere genero del re? Ora venne che quando Mereb figlia di Saul doveva essere data a Davide fu invece sposata ad Adriel di Mehola. Ma Mikael figliuola di Saul amava Davide e lo riferirono a Saul e la cosa gli piacque. E Saul disse, Delerarò poiché sia per lui un'insidia, ed egli cada sotto la mano dei filistei. Saul dunque disse a Davide, Oggi per la seconda volta tu puoi divenir mio genero. Poi Saul diede quest'ordine ai suoi servitori, Parlate in confidenza a Davide, diteli, Ecco, tu sei in grazia del Re, e tutti i suoi servi ti amano, diventa dunque genero del Re. I servi di Saul ridissero queste parole a Davide, ma Davide replicò, Sembra a voi cosa lieve il diventare genero del re? E io son povero e di basso stato. E i servi riferirono a Saul, Davide ha risposto così e così. E Saul disse, Dite così a Davide, il re non domanda dote, ma domanda cento propulsi di filistei per trar vendetta dei suoi nemici. Or Saul aveva in animo di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I servitori, dunque, riferirono quelle parole a Davide, e Davide piacque di diventare in tal modo genero del re. E prima del termine fissato, Davide si levò, partì con la sua gente, uccise 200 uomini dei Filistei, portò i loro prepuzzi e ne fece consegno, il numero preciso al re, per diventare suo genero. E Saul gli diede per moglie Mica Micah, sua figliola, e Saul vide e riconobbe che l'Eterno era con David, e Micah, figliola di Saul, l'amava. E Saul continuò più che mai a temer Davide, e gli fu sempre nemico. Ora i principi dei Filistei uscivano a combattere, ed ogni volta che uscivano, Davide riusciva meglio di tutti i servi di Saul, in guisa che il suo nome divenne molto famoso. Primo Samuele, capitolo diciannovesimo Saul parlò a Jonathan suo figliuolo e a tutti i suoi servi di far morire Davide. Ma Jonathan figliuolo di Saul, che voleva gran bene a Davide, informò Davide della cosa e gli disse, Saul mio padre cerca di farti morire, ordunque ti prego, stai in guardia domattina, tienti in un luogo segreto e nasconditi. Io uscirò e mi terrò all'ato a mio padre nel campo dove tu sarai, parlerò di te a mio padre, e vedrò come vanno le cose, e te lo farò sapere». Jonathan dunque parlò a Saul, suo padre, in favore di Davide, e gli disse, «Non pecchi il re contro al suo servo, contro a Davide, giacché ei non ha peccato contro a te, e anzi l'opera sua ti è stata di grande utilità. Egli ha messo la propria vita a repentaglio» ha ucciso il Filisteo e l'Eterno ha operato una grande liberazione a pro di tutto Israele. Tu l'hai veduto e tu te ne sei rallegrato, perché dunque ora peccheresti tu contro il sangue innocente facendo morire Davide senza ragione? Saul di ascolto alla voce di Gionata e fece questo giuramento. Come vero che l'Eterno vive, egli non sarà fatto morire. Allora Jonathan chiamò Davide e gli riferì tutto questo. Poi Jonathan ricondusse Davide da Saul al servizio del quale gli rimase come prima. Ricominciò di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere contro i Filistei. Inflisse loro una grave sconfitta e quelli fuggirono dinanzi a lui. E uno spirito cattivo, suscitato dall'Eterno, si impossessò di Saul. Egli sedeva in casa sua avendo in mano una lancia e Davide stava suonando l'arpa. E Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide schivò il colpo e la lancia dienne al muro. Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte. Saul inviò dei messi alla casa di Davide per tenere d'occhio e farlo morire la mattina di poi. Ma Michal, moglie di Davide, lo informò della cosa, dicendo, «Se in questa stessa notte non ti salvi la vita... Domani sei morto. E Michael calò Davide per una finestra, ed egli se ne andò e fuggì e si mise in salvo. Poi Michael prese l'idolo domestico, e lo pose nel letto, e gli mise un capo, un cappuccio di pelo di capra, e lo coperse d'un mantello. E quando Saul inviò dei messi a pigliare Davide, e la disse, è malato. Allora Saul inviò di nuovo messi perché vedessero Davide, e disse loro... Portatemelo nel letto perché io lo faccia morire. E quando giunsero i messi, ecco che nel letto c'era l'idolo domestico con in capo il cappuccio di pelle di capra. E Saul disse a Michael: Perché mi hai ingannato così e hai dato campo al mio nemico di fuggire? E Michael rispose a Saul: È lui che mi ha detto: Lasciami andare altrimenti t'ammazzo. Davide dunque fuggì. E si pose in salvo e venne da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto. Poi egli e Samuele andarono a stare a Naiot, e questo fu riferito a Saul dicendo: Ecco, Davide è a Nayot presso Rama. E Saul inviò dei messi per pigliare Davide, ma quando questi videro la dunanza dei profeti che profetavano con Samuele che teneva la presidenza, lo Spirito di Dio investì i messi di Saul, che si misero anch'essi a profetare. Ne informarono Saul, che inviò altri messi, i quali pure si misero a profetare. Saul ne mandò ancora per la terza volta, e anche questi si misero a profetare. Allora si recò egli stesso a Rama, e giunto alla gran cisterna che è a Seku, chiese, «Dove sono Samuele e Davide?» E gli fu risposto, «Ecco!» Sono a annaiot presso Rama. Egli andò dunque là a annaiot presso Rama e lo spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetando finché giunse a annaiot presso Rama. E anche egli si spogliò delle sue vesti e anch'egli profetò in presenza di Samuele e giacque nudo per terra tutto quel giorno e tutta quella notte, d'onde il detto Saul e anche egli tra i profeti. Primo Samuele, capitolo XX. Davide fuggì da Naiot, presso Rama, e andò a trovare Jonathan e gli disse, Che ho mai fatto? Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato verso tuo padre che gli vuole la mia vita? E Jonathan gli rispose, Tolgaciò, Dio, tu non morrai. Ecco, mio padre non fa cosa alcuna o grande o piccola senza farmene parte. E perché mi celerebbe di questa? Non è possibile. Ma Davide replicò giurando, tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi, perciò avrà detto, Jonathan non sappia questo affinché non abbia dispiacerne. Ma com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, fra me e la morte non va che un passo. E Jonathan disse a Davide, Che desideri tu che io ti faccia? Davide rispose a Jonathan, Ecco, domani è la luna nuova, e io dovrei sedermi a mensa col re. Lasciami andare e mi nasconderò per la campagna fino alla sera del terzo giorno. Se tuo padre nota la mia assenza, tu gli dirai, Davide mi ha pregato istantamente di poter dare una corsa fino a Betla in sua città, perché ve un sacrificio annuo per tutta la sua famiglia. Se gli dice sta bene il tuo servo avrà pace, ma se dirà sappi che il male che mi vuol fare è deciso, mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo, già che hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te nel nome dell'Eterno. Ma se v'è in me qualche iniquità, dammi la morte tu, perché mi manderesti da tuo padre. E Jonathan disse, Lungi da te questo pensiero. Se io venissi a sapere che il male deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso, non te lo farei io sapere? Davide disse a Jonathan, Chi mi informerà nel caso che tuo padre ti dia una risposta dura? E Jonathan disse a Davide, Vieni, andiamo fuori alla campagna. E andarono ambedue fuori alla campagna, e Jonathan disse a Davide, «L'Eterno, Dio di Israele, mi sia testimonio. Quando domani o postomani a quest'ora io avrò scandigliato mio padre se gli è ben disposto verso Davide, e io non mando a fartelo sapere, l'Eterno tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che piaccia a mio padre di farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu te ne vada in pace» e l'Eterno sia teco ecco, come è stato con mio padre. E se sarò ancora in vita, e non egli è vero, tu agirai verso di me con la ventà dell'Eterno ondio Dio non sia messo a morte, e non cesserai mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando l'Eterno avrà sterminato di sulla faccia della terra fino a quell'ultimo i nemici di Davide. Così, Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo, l'Eterno faccia vendetta dei nemici di Davide. E per amore che gli portava, Jonathan fece di nuovo giurare Davide, perché gli l'amava come l'anima propria. Poi Jonathan gli disse, domani è la nuova luna, e la tua assenza sarà notata, perché il tuo posto sarà vuoto. Domani l'altro, dunque, tu scenderai... Giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno del fatto e rimarrai presso la pietra di Esel. Io tirerò tre frecce da quel lato come se tirassi a segno. Poi subito manderò il mio ragazzo dicendo vai a cercare le frecce. Se dico al ragazzo guarda le frecce sono di qua da te prenditele. Tu allora vieni perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere come l'Eterno vive. Ma se dico al giovinetto, guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché l'Eterno vuole la tua parte. Quanto a quello che abbiamo convenuto fra noi, fra me e te, ecco l'Eterno ne è testimonio in perpetuo. Davide dunque si nascose nella campagna, e quando venne il 9 lugno, il re si pose a sedere alla mensa per il pasto. Il re, come al solito, si pose a sedere sulla sua sedia, che era vicina al muro, Jonathan si alzò per porsi di faccia, Abner si assise accanto a Saul, ma il posto di Davide rimase vuoto. Non di meno Saul non disse nulla quel giorno perché pensava gli è successo qualcosa e non deve essere puro per certo e non è puro. Ma l'indomani, secondo giorno della luna nuova, il posto di Davide era ancora vuoto e Saul disse a Jonathan suo figliuolo perché il figliolo di Zai non è venuto a mangiare né ieri né oggi? Jonathan rispose a Saul, Davide mi ha chiesto istantemente di lasciarlo andare a Bethlehem e ha detto Ti prego, lasciami andare perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia. E il mio fratello mi ha raccomandato d'andarvi, ordunque si è trovato grazie. Agli occhi tuoi, ti prego, lasciami dare una corsa per vedere i miei fratelli. Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Allora l'ira di Saul s'accese contro Jonathan, ed egli disse, figliuolo perverso e ribelle, «Non lo so io, forse che tieni le parti del figliuolo di Isaia a tua vergogna e da vergogna del seno di tua madre, poiché fino a tanto che il figliuolo di Isaia avrà vita sulla terra, non vi sarà stabilità né per te né per il tuo regno». Ora dunque mandalo a cercare e fallo venire da me perché deve morire. Jonathan rispose a Saul suo padre e gli disse E perché dovrebbe egli morire? Cosa ha fatto? E Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo. Allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di far morire Davide. Ed ecco, era acceso D'Ira, si levò da mensa e non mangiò nulla il secondo giorno della Luna Nuova addolorato com'era per l'onta che suo padre aveva fatto a Davide. La mattina dopo, Jonathan uscì fuori alla campagna, al luogo fissato con Davide, ed aveva seco un ragazzetto. E disse al suo ragazzo, Corri a cercare le frecce che tiro. E come il ragazzo correva, tirò una freccia che passò di là da lui. E quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirata, Jonathan gli gridò dietro, la freccia non è essa di là da te? E Jonathan gridò ancora dietro al ragazzo, Via, fa presto, non ti trattenere. E il ragazzo di Jonathan raccolse le frecce e tornò dal suo padrone. Ora il ragazzo non sapeva nulla. Jonathan e Davide soli sapevano di che si trattasse. Jonathan diede le sue armi al suo ragazzo e gli disse, Va, portala alla città. E come il ragazzo se ne fu andato. Davide si levò di dietro al mucchio di pietre, si gettò con la faccia a terra e si prostrò tre volte. Poi i due si baciarono l'un l'altro e piansero assieme. Davide soprattutto diè in pianto di rotto, e Jonathan disse a Davide, «Va in pace, ora che abbiamo fatto ambedue questo giuramento nel nome dell'Eterno. L'Eterno sia testimonio fra me e te, fra la mia progenie e fra la tua progenie in perpetuo». Davide si levò e se ne andò. E Jonathan tornò in città. Primo Samuele, capitolo ventunesimo. Davide andò a Nob dal sacerdote Ahimelech, e Ahimelech gli venne incontro tutto tremante e gli disse, Perché sei solo e non hai alcun teco? Davide rispose al sacerdote Ahimelech, il re M'ha dato un'incombenza e m'ha detto, Nessuno sappia nulla dell'affare per cui ti mando e dell'ordine che t'ho dato. E quanto alla mia gente le ho detto di trovarsi in un dato luogo. E ora, che hai tu sotto mano? Dammi cinque panni o quel che si potrà trovare. Il sacerdote rispose a Davide dicendo, Non ho sotto mano del pane comune, ma c'è del pane consacrato ma la tua gente si è almeno astenuta da contatto con donne? Davide rispose al sacerdote, da che son partito tre giorni fa, siamo rimasti senza donne e quanto ai vasi della mia gente erano puri e se anche la nostra incombenza è profana, essa sarà oggi santificata da quel che si porrà nei vasi. Il sacerdote gli die dunque del pane consacrato perché non vera qui vi altro pane, tranne quello della presentazione che era stato tolto dinanzi all'Eterno per mettervi invece del pane caldo nel momento in cui si toglieva l'altro. Ora, quel giorno, un certo uomo di tra i servi di Sao si trovava qui trattenuto in presenza dell'Eterno, e si chiamava Doeg, era edomita e capo dei pastori di Saul. E Davide disse ad Ahimelech: Non hai tu qui disponibile una lancia o una spada? Perché io non ho preso meco né la mia spada né le mie armi, tanto premeva l'incombenza del re. Il sacerdote rispose: C'è la spada di Goliath, il filisteo, che tu ci uccidesti nella valle dei Terebinti, e l'ha involta in un panno dietro all'Efod, se la vuoi. Prendere, prendila perché qui non ve ne altra fuori di questa. E Davide disse nessuna è pari a quella, dammela. Allora Davide si levò e quel giorno fuggì per timore di Saul e andò da Achis, re di Gath. E i servi del re dissero ad Achis, non è questi Davide il re del paese? Non è quelli colui del quale cantava nelle loro danze Saul ha uccisi i suoi mille e Davide i suoi diecimila? E Davide si tenne in cuore queste parole ed ebbe gran timore di Achis, re di Gath. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte, si lasciava scorrere la saliva sulla barba e Achis disse ai suoi servi Guardate, è un pazzo, perché me l'avete menato? Mi mancava forse dei pazzi che m'avevate condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Primo Samuele, capitolo 22. Or Davide si partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam e quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero quivi per unirsi a lui. E tutti quelli che erano in angustia e che avevano dei debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui, ed egli divenne loro capo, ed ebbe con sé circa quattrocento uomini. Di là Davide andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab De permettimi che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a tanto che io sappia quel che Dio farà di me. Egli dunque li condusse davanti al re di Moab, ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza. E il profeta Gad disse a Davide, non star più in questa fortezza. Parti e recati nel paese di Giuda. Davide allora partì e venne nella foresta di Eret. Saul seppe che Davide e gli uomini che erano con lui erano stati scoperti. Saul, si trovava allora Aghibea seduto sotto la temerice che era sull'altura e aveva in mano la lancia e tutti i suoi servi gli stavano attorno e Saul disse ai servi che gli stavano attorno ascoltate ora beniaminiti, il figliuolo di Sai vi darà egli forse a tutti dei campi e delle vigne? Farà egli di tutti voi decapi di migliaia e de decapi di centinaia che avete tutti congiurato contro di me? E non ve alcuno che m'abbia informato dell'alleanza che il mio figliuolo ha fatto col figliuolo di Zai? E non ve alcuno di voi che mi compianga, che mi informi che il mio figliuolo ha sollevato contro di me il mio servo perché mi tenda insidie come fa oggi? E Doeg, Lidumeo, il quale... Era proposto ai servizi di Saul rispose e disse, Io vidi il figliuolo di Sai venire a Nob da Ahimelech, figliuolo di Aitub, il quale consultò l'Eterno per lui e gli diede dei viveri, e gli diede la spada di Goliath il Filisteo. Allora il re mandò a chiamare il sacerdote Ahimelech, figliuolo di Aitub, e tutta la famiglia del padre di lui, e vale a dire i sacerdoti che erano a Nob. E tutti vennero al re. E Saul disse, Ora ascolta, o oh figliuolo di Haitub. Ed egli rispose, Eccomi, signor mio. E Saul gli disse, Perché tu e il figliuolo di Sai avete congiurato contro di me? Perché gli ha dato del pane e una spada e ha consultato il Dio per lui affinché insorga contro di me e mi tenda insidie come fa oggi? Allora Ahimelech rispose al re dicendo E chi ved dunque fra tutti i tuoi servi fedele come Davide, genero del re, pronto al tuo comando e onorato nella tua casa? O io forse ho cominciato oggi a consultare l'Iddio per lui? Lungi da me il pensiero di tradirti. Non imputi il re nulla di simile al suo servo o a tutta la famiglia di mio padre, perché il tuo servo non sa cosa alcuna piccolo o grande di tutto questo. Il re disse, tu morrai senz'altro. Ahimelech, tu con tutta la tua famiglia del padre tuo. E il re disse alle guardie che gli stavano attorno, volgetevi e uccidete i sacerdoti dell'Eterno perché anch'essi sono d'accordo con Davide. Sapevano che egli era fuggito e non me l'hanno detto. Ma i servi del re non volevano mettere le mani addosso ai sacerdoti dell'Eterno. E il re disse a Dog. Volgiti tu e gettati sui sacerdoti. Edò e Doeglidumeo si volse e si avventò addosso ai sacerdoti e uccise in quel giorno 85 persone che portavano l'efo di lino. E Sao mise pure a fil di spada Nob, la città dei sacerdoti, uomini, donne, fanciulli, bambini di latte, buoi, asini e pecore, tutto mise a fil di spada. E non di meno uno dei figlioli di Ahimelech, figliolo di Aitub, di nome Abiatar, scampò e si rifugiò presso Davide. Abiatar riferì a Davide che Saulo aveva ucciso i sacerdoti dell'Eterno, e Davide disse ad Abiatar, «Io sapevo bene quel giorno che Doeglidumeo Dumeo era là, che egli avrebbe senza dubbio avvertito Saul. Io sono la causa della morte di tutte le persone della famiglia di tuo padre. Resta con me e non temere». Chi cerca la mia vita cerca la tua, con me sarai al sicuro. Primo Samuele, capitolo ventitreesimo Or vennero a dire a Davide, ecco, i filistei hanno attaccato Keila e saccheggiano le aie. E Davide consultò l'Eterno dicendo, andrò io a sconfiggere questi filistei? L'Eterno rispose a Davide, va, sconfiggi i Filistei e salva Keila. Ma la gente di Davide gli disse, tu vedi che qui in Giuda abbiamo paura e che sarà se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei? Davide consultò di nuovo l'Eterno e l'Eterno gli rispose e gli disse, levati, scendi a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani. Davide dunque andò con la sua gente a Cheila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Cheila. Quando Abiatar figliolo di Ahimelec si rifugiò presso Davide a Cheila, portò seco l'efod. Saul fu informato che Davide era giunto a Cheila, e Saul disse e Dio lo dà nelle mie mani poiché è venuto a rinchiudersi in una città che ha porte e sbarre. Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra per scendere a Cheila e cingere d'assedio Davide e la sua gente. Ma Davide avuta conoscenza che Saul gli macchinava del male, disse al sacerdote Abiatar: porta qua l'efod. Poi disse: O eterno Dio d'Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città per causa mia. Quei di Keila mi daranno essi nelle sue mani? Saul scenderà egli come il tuo servo ha sentito dire? O Eterno Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo. L'Eterno rispose, scenderà. Davide chiese ancora. Quei di Keila daranno essi me e la mia gente nelle mani di Saul? L'Eterno rispose vi daranno nelle sue mani. Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, si levarono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso, e Saul informato che Davide era fuggito da Keila, rinunziò alla sua spedizione. Davide rimase nel deserto in luoghi forti, e se ne stette nella contrada montuosa del deserto di Zif. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo dette nelle mani, e Davide, sapendo che Saul si era mosso per togliergli la vita, restò nel deserto di Zif, nella foresta. Allora Jonathan, figliolo di Saul, si levò e si recò da Davide nella foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio, e gli disse: Non temere, poiché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso, tu regnerai sopra Israele e io sarò il secondo dopo di te, e ben lo sa anche Saul, mio padre. E due fecero alleanza in presenza dell'Eterno poi Davide rimase nella foresta e Jonathan se ne andò a casa sua. O gli Zifei salirono da Saul a Gibea e gli dissero, Davide non sta egli nascosto fra noi nei luoghi forti della foresta sul colle di Achila che è a mezzogiorno del deserto? Scendi dunque o re, già che tutto il desiderio dell'anima tua è di scendere e pensare noi a darlo nelle mani del re. Saul disse, siete benedetti dell'eterno voi che avete pietà di me. Andatevi prego, informatevi anche più sicuramente per sapere scoprire il luogo dove suol fermarsi e chi l'abbia qui vi veduto, poiché mi si dice che egli è molto astuto e vedete di conoscere tutti i nascondigli dove egli si ritirerà. Poi tornate da me con notizie sicure e io andrò con voi. Se egli è nel paese, io lo cercherò fra le tutte le migliaia di Giuda. Quelli dunque si levarono e se ne andarono a Zif innanzi a Saul, ma Davide e i suoi che erano nel deserto di Maon, nella pianura a mezzogiorno del deserto. Saul con la sua gente partì in cerca di lui, ma Davide che ne fu informato, scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. E quando Saul lo seppe andò in traccia di Davide nel deserto di Maon, Saul camminava da un lato del monte e Davide con la sua gente dall'altro. E come Davide s'affrettava la marcia per sfuggire a Saul, e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene. Arrivò Saul, un messo e gli disse affrettatevi e venite perché i Filistei hanno invaso il paese. Così Saul cessò di inseguire Davide e andò a fronteggiare i Filistei. Perciò quel luogo fu chiamato Sela ameloth -Koth. Primo Samuele. Capitolo XXIV Poi Davide si partì di là e si stabilì nei luoghi forti di Engedi. E quando Saul fu tornato dall'inseguire i Filistei, gli vennero a dire: Ecco, Davide è nel deserto di Engedi. Allora Saul prese tremila uomini scelti fra tutto Israele e andò in traccia di Davide e della sua gente fin sulle rocce delle capre salvatiche. E giunse ai parchi di pecore che erano presso la via. Qui era una spelonca nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Ora Davide e la sua gente se ne stavano in fondo della spelonca. E la gente di Davide gli disse, Ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice, Vedi? Io ti do nelle tue mani il tuo nemico. Fa di lui quello che ti piacerà. Allora Davide si alzò e, senza farsi scorgere, tagliò il lembo del mantello di Saul. Ma dopo il cuore gli batté per aver egli tagliato il lembo del mantello di Saul. E Davide disse alla sua gente mi guardi l'Eterno dal commettere contro al mio Signore che è l'unto dell'Eterno l'azione di mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto dell'Eterno. E con le sue parole Davide raffermò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. Saul si levò, uscì dalla spelonca e continuò il suo cammino. Poi anche Davide si levò, uscì dalla spelonca e gridò dietro a Saul dicendo o oh, re, mio signore. Saul si guardò indietro e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: "Perché dai tu retta alle parole della gente che dice: Davide cerca di farti del male? Ecco, in quest'ora stessa tu vedi coi tuoi propri occhi che l'Eterno t'aveva dato oggi nelle mie mani in quella spelonca qualcuno mi disse di ucciderti." Ma io t'ho risparmiato e ho detto non metterò le mani addosso al mio Signore, poiché Egli è lunto dell'Eterno. Ora guarda, Padre mio, guarda qua nella mia mano il lembo del tuo mantello. Se io t'ho tagliato il lembo del mantello e non ti ho ucciso, puoi da questo vedere chiaro che non venne la mia condotta né malvagità né ribellione. E che io non ho peccato contro di te mentre tu mi tendi insidie per tormi la vita. L'Eterno sia giudice fra me e te e l'Eterno mi vendichi di te, ma io non ti metterò le mani addosso. Dice il proverbio antico, il male viene dai malvagi. Io quindi non ti metterò le mani addosso contro chi è uscito il re di Israele? Chi vai tu perseguitando? un morto, una pulce, sia dunque arbitro l'eterno e giudichi fra me e te e vega e difenda la mia causa e mi renda giustizia liberandomi dalle tue mani. Quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul, Saul disse, E questa è la tua voce, figliuolo mio Davide? E Saul alzò la voce e pianse e disse a Davide, Tu sei più giusto di me. Poiché tu m'hai reso bene per male, mentre io t'ho reso male per bene, tu hai mostrato oggi la tua bontà con la quale ti conduci verso di me, poiché l'Eterno m'aveva dato nelle tue mani e tu non m'hai ucciso. Se uno incontra il suo nemico, lo lascia egli andarsene in pace? Ti renda dunque l'Eterno il contraccambio del bene che m'hai fatto quest'oggi. Ora ecco, io so che per certo tu regnerai e che il regno d'Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Ordunque giurami nel nome dell'Eterno che non distruggerai la mia progenie dopo di me e che non estirperai il mio nome dalla casa di mio padre. E Davide lo giurò a Saul. Poi Saul se ne andò a casa sua e Davide e la sua gente risalirono al loro forte rifugio. Primo Samuele, capitolo venticinquesimo. Samuele morì, e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio e lo seppellirono nella sua proprietà a Rama. Allora Davide si levò e scese verso il deserto di Param. Or, v'era un uomo a Maon che aveva i suoi beni a Carmel ed era molto ricco. Aveva tremila pecore e mille capre, e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Quest'uomo aveva nome Nabal. E il nome della sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bel aspetto, ma l'uomo era duro e malvagio nell'agir suo. Discendeva da Caleb. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal dosava le sue pecore, gli mandò dieci giovani ai quali disse salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio e dite così, salute! Pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che t'appartiene. Ho saputo che tu hai i tuoi ora i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro alcun oltraggio e nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandene ai tuoi servi e te lo diranno. Trovino dunque questi giovani grazie agli occhi tuoi, già che siamo venuti in giorno di gioia, e dati prego ai tuoi servi e al tuo figliuolo Davide ciò che avrai fra la mano. Quando i giovani di Davide arrivarono e ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi si tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide dicendo, E chi è Davide? E chi è il figliuolo di Sa'i? Eh, sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. E prenderei io il mio pane e la mia acqua, e la carne che ho macellata per i miei tosatori, per darli a gente che non so donde venga? E i giovani ripresero la loro strada, e tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini, ognuno di voi si scinga la sua spada, ognuno si cinse la sua spada, e Davide pure si scinse la sua, e salirono dietro a Davide circa quattrocento uomini. 200 rimasero presso il bagaglio. Ora Abigail, moglie di Nabao, fu informata della cosa da uno dei suoi servi che le dissero, ecco, Davide ha inviato nel deserto dei Messi per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi e noi non abbiamo... Ne abbiamo ricevuto alcun oltraggio, non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo andati attorno con loro quando eravamo per la campagna. Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro paccando i greggi. Or dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare, poiché un guaio è certo che avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta duecento pani, due otri di vino, cinque montoni allestiti, cinque misure di grano arrostito, cento picche d'uva secca e duecento masse di fichi e caricò ogni cosa su degli asini. Poi disse ai suoi servi Andate innanzi a me, ecco io vi seguirò. Ma non disse nulla a Nabal suo marito. E come la cavallo al suo asino scendeva il monte per il sentiero coperto, ecco Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei, e sì che si incontrarono. Or Davide aveva detto, in vano dunque ho io protetto tutto ciò che colui aveva nel deserto, in guisa che nulla è mancato di tutto ciò che possiede, ed egli mi ha reso male per bene. Così tratti lì Dio i nemici di Davide col massimo rigore». Fra qui lo spuntare del giorno di tutto quello che gli appartiene io non lascerò in vita un sol uomo. E quando Abigail ebbe veduto Davide, scese in fretta dall'asino, gettandosi con la faccia a terra, si prostrò dinanzi a lui. Poi gettandosi ai suoi piedi, disse Oh mio Signore, la colpa è mia! deh lascia che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Te ne prego, Signor mio, non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal, poiché Egli è quel che dice il suo nome, si chiama Nabal, e in lui non c'è che stoltezza. Ma io, la tua serva, non vidi giovani mandati dal mio Signore. Or dunque, Signor mio, come è vero che vive l'Eterno e che l'anima tua vive, l'Eterno ti ha impedito di spargere il sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. Ed ora i tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabà. E adesso ecco questo regalo che la tua serva reca al mio Signore sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. De, perdona il fallo della tua serva, poiché per certo l'Eterno renderà stabile la casa del mio Signore, già che il mio Signore combatte le battaglie dell'Eterno e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. E se mai sorgesse alcuno a perseguitarti ed a tentare la tua vita, l'anima del mio Signore sarà custodita nello scrigno della vita presso l'Eterno che è il tuo Dio, ma l'anima dei tuoi nemici l'Eterno la lancerà via come la rete di una frombola. E quando l'Eterno avrà fatto il mio Signore tutto il bene che t'ha promesso e t'avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore, questo rimorso d'avere sparso del sangue senza motivo ed essersi fatto giustizia da sé. E quando l'Eterno avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. E Davide disse ad Abigeo Sia benedetto l'Eterno, lì Dio di Israele, che t'ha oggi mandata incontro a me. E sia benedetto il tuo senno e benedetta si tu che mai oggi impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie proprie mani. Poiché certo come vero che vive l'eterno le di Israele, che mai impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro fra qui e lo spuntar del giorno a non sarebbe rimasto un sol uomo. Davide quindi riceve dalle mani di lei quello che essa aveva portato e le disse risali in pace a casa tua, vedi io ti ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo di te. Ed Abigail venne da Nabal ed ecco che egli faceva banchetto in casa sua, banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro perché ebbero fuori di mondo. ondella non gli fece sapere alcuna cosa, piccolo o grande, fino allo spuntar del giorno. Ma la mattina quando gli fu passata l'ebrezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora gli si freddò il cuore ed è rimase come un sasso. E circa dieci giorni dopo l'Eterno colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse sia benedetto l'Eterno che m'ha reso giustizia dell'oltraggio fatto da Nabal e ha preservato il suo servo dal far del male. La malvagità di Nabal l'Eterno l'ha fatta ricadere sul capo di lui e poi Davide mandò ad Abigail a proporle di diventare sua moglie. E i servi di Davide vennero da Abigail a Carmea e le parlarono così. Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie. Allora ella si levò, si prostrò con la faccia a terra e disse ecco la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Poi Abigail si levò tosto, montò sopra un asino e seguita da cinque fanciulle tenne dietro ai messi di Davide e divenne sua moglie. Davide sposò anche Ainoham di Israel ed ambedue furono sue mogli. Ora Saul aveva dato mica a sua figliola, la moglie di Davide a parte figliolo di Laish che era di Galim. Primo Samuele capitolo ventiseiesimo. Ora gli zifei vennero da Saul a Gibea e gli dissero Davide non sta egli nascosto sulla collina di Achila di rimpetto al deserto? Allora Saul si levò e scese nel deserto di Zif, avendo seco tremila uomini scelti d'Israele di per cercare Davide nel deserto di Zif. E Saul si accampò sulla collina di Achila che è di rimpetto al deserto presso la strada, e Davide, che stava nel deserto, avendo inteso che Saul veniva nel deserto per cercarlo, mandò delle spie e seppe con certezza che Saul era giunto. Allora Davide si levò, venne al luogo dove Saul stava accampato, e notò il luogo dove erano coricati Saul ed Abner, il figliolo di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul stava corricato nel parco dei carri, e la sua gente era accampata intorno a lui, e Davide prese a dire ad Ahimelech lo Hitteo ed Abishai figliolo di Zeruia fratello di Joab, chi scenderà con me verso Saul nel campo? E Abishai rispose, scenderò io con te. Davide ed Abishai dunque pervennero di notte a quella gente, ed ecco. Saul giaceva addormentato nel parco dei carri con la sua lancia fitta in terra dalla parte del capo. Ed Abner e la sua gente li stavano coricati all'intorno. Allora Bisciai disse a Davide, Oggi lì Dio ha messo il tuo nemico nelle mani. Ora lasciati prego che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un sol colpo. E non ci sarà bisogno d'un secondo. Ma Davide disse ad Abisciai: non lo ammazzare. Chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'eterno senza rendersi colpevole? Poi Davide aggiunse, Come è vero che l'eterno vive, l'eterno solo sarà quelli che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca. Mi guardi l'eterno dal mettere le mani addosso all'unto dell'eterno. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è presso al suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene. E Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua di Saul che era presso al suo capo e se ne andarono. Nessuno vide la cosa né s'accorse di nulla e nessuno si svegliò. Tutti dormivano perché l'Eterno aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo. Poi Davide passò dalla parte opposta, si fermò in lontananza in vetta al monte a gran distanza dal campo di Saul e gridò alla gente di Saul e ad Abner figliuolo di Ner non rispondi tu Abner? Abner rispose e disse, chi sei tu che gridi al re? E Davide disse ad Abner, non sei tu un valoroso? E chi è pari a te in Israele? Perché dunque non hai tu fatto buona guardia al re tuo signore? Poiché uno del popolo è venuto per ammazzare il tuo signore. Questo... Che tu hai fatto non sta bene. Come è vero che l'Eterno vive, meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro Signore all'unto dell'Eterno. Ed ora guarda dove sia la lancia del Re e dove sia la brocca dell'acqua che stava presso il suo capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse, È questa la tua voce, o oh figliuolo mio Davide? E Davide rispose, è la mia voce, o oh Re mio Signore. Poi aggiunse, perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che ho io fatto? Che delitto ho io commesso? Or dunque si degni il Re, mio Signore, d'ascoltare le parole del suo servo. Se è l'Eterno quelli che ti incita contro di me, accetti egli un'oblazione. Ma se sono gli uomini, siano essi maledetti dinanzi all'Eterno. Poiché m'hanno oggi cacciato per separarmi dall'eredità dell'Eterno, dicendomi va a servire a degli dei stranieri. Ordunque, non cada il mio sangue in terra lungi dalla presenza dell'Eterno, poiché il re d'Israele è uscito per andare in traccia ad una puce come si va dietro a una pernice su per i monti. Allora Saul disse: Ho peccato. Torna figliuolo mio Davide, poiché io non ti farò più alcun male, giacché oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi. Ecco, io ho operato da stolto e ho commesso un gran fallo. Davide rispose: Ecco la lancia del re, passi uno qua, uno dei tuoi giovani a prenderla. E l'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Già che l'Eterno t'aveva dato oggi nelle mie mani, e io non ho voluto mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno. E come preziosa è stata oggi la tua vita, agli occhi miei così preziosa sarà la vita mia agli occhi dell'Eterno, ed egli mi libererà da ogni tribolazione. E Saul disse a Davide, — Sì, tu, benedetto figliuolo mio Davide, tu agirai da forte e riuscirai per certo vittorioso. Davide continuò il suo cammino. E Saul tornò a casa sua. Primo Samuele capitolo ventisettesimo. Or Davide disse in cuor suo Un giorno o l'altro io perirò per le mani di Saul. Non ve nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei in guisa che Saul, perduta ogni speranza, finisca di cercarmi per tutto il territorio di Israele, così scamperò dalle sue mani. Davide dunque si levò e coi i seicento uomini che aveva seco si recò ad Achis, figliuolo di Moac, re di Gath. E Davide dimorò ad Achis a Gath, egli e la sua gente ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva seco le sue due mogli, Ahinoam, la Islerita, e Abigail, la Carmelita, che era, sua, che era stata prima la moglie di Nabal. E Saul informato che Davide era rifugiato a Gat, non si die più a cercarlo. Davide disse ad Achis, «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, si mi dato in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi, poiché il tuo servo dimorerà egli con te nella città reale?» Ed Achis in quel giorno gli diede Siglac, perciò Siglac ha appartenuto al re di Giuda fino al dì d'oggi. Ora, il tempo che Davide passò nel paese dei Filistei fu un anno e quattro mesi. Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei geshuriti e Ghizeriti e degli Amalechiti, poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese dal lato di Sur fino al paese d'Egitto. E Davide devastava il paese, non vi lasciava in vita né uomo né donna, e pigliava pecore, bue, asini, cammelli e indumenti, e poi se ne tornava e andava ad Achis. Achis domandava, dove avete fatto la scorreria quest'oggi? E Davide rispondeva, verso mezzogiorno di Giuda, verso il mezzogiorno dei Gerameiliti, e verso il mezzogiorno dei Chenei. E Davide non lasciava in vita né uomo né donna per menarli a Gath, perché diceva, potrebbero parlare contro di noi e dire, così ha fatto Davide. Questo fu il suo modo d'agire tutto il tempo che dimorò nel paese dei Filistei. E da chi aveva fiducia in Davide diceva, egli si rende odioso a Israele e il suo popolo, e così sarà mio servo per sempre. Primo Samuele capitolo ventottesimo. Ora avvenne in quei giorni che i Filistei radunarono i loro eserciti per muovere guerra Israele. E Achis disse a Davide, Sappi per cosa certa che verrai me qua alla guerra, tu e la tua gente. Davide rispose ad Achis, E tu vedrai quello che il tuo servo farà. E Achis a Davide, E io t'affiderò per sempre la guardia della mia persona. Or, Samuele era morto, tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e l'avevano sepolto in Rama nella sua città. E Saul aveva cacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. I Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sumen. Saul, parimente, radunò tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul Vide l'accampamento dei filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. E Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose né per via di sogni, né mediante l'Urin, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi servi, Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, ed io andrò da lei a consultarla. E i servi gli dissero, Ecco, a Endor vè una donna che evoca gli spiriti e Saul si contraffece e si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte presso la donna e Saul le disse Dimmi l'avvenire ti prego evocando uno spirito e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose Ecco, tu sai quel che Saul ha fatto. Come egli ha sterminato nel paese gli evocatori di spiriti e gli indovini, perché dunque tendi un'insidia alla mia vita per farmi morire? E Saul le giurò per l'Eterno dicendo come è vero che l'Eterno vive e nessuna punizione ti toccherà per questo. Allora la donna gli disse chi debbo farti salire? Ed egli fammi salire Samuele. E quando la donna vide Samuele, levò un gran grido e disse a Saul, Perché tu m'hai ingannata? Tu sei Saul. E il re le disse, Non temere, ma che vedi? E la donna a Saul, Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra. Ed egli a lei, Che forma ha? Ed ella rispose, È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele e si chinò con la faccia a terra, Egli si prostrò innanzi. E Samuele disse a Saul, Perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Saul rispose, Io sono in grande angustia perché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni. Perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare. Samuele disse, Perché consulti me? mentre l'Eterno si è ritirato da te ed è divenuto avversario? L'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo. L'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo, a Davide. Perché non hai ubbidito la voce dell'Eterno e non hai lasciato corso all'ardore della sua ira contro Amelech, perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi. E l'Eterno darà anche Israele con te nelle mani dei filistei e domani tu e i tuoi figlioli sarete meco, l'Eterno darà pure il campo di Israele nelle mani dei filistei». Allora Saul cadde subitamente lungo disteso per terra, perché spaventato dalle parole di Samuele, ed era inoltre senza forza, già che non aveva preso scibo tutto quel giorno e tutta quella notte. La donna si avvicinò a Saul e vedutolo tutto atterrito, gli disse Ecco la tua serva ha ubbidito la tua voce. Io ho messo a repentaglio la mia vita per ubbidire alle parole che mai dette. Ordunque anche tu porgi ascolto alla voce della tua serva e lascia che io ti metta davanti un boccone di pane e mangia per prendere forza da rimetterti in viaggio. Ma egli rifiutò e disse Non mangerò. I suoi servi però unitamente alla donna gli fecero violenza. Ed egli si arrese alle loro istanze, s'alzò da terra, e si pose a sedere sul letto. Ora la donna aveva in casa un vitello ingrassato, che la s'affrettò ad ammazzare, poi prese della farina, la impastò, e ne fece dei pani senza lievito. Mise quei cibi davanti a Saul e a suoi servi, quelli mangiarono, poi si levarono e ripartirono quella stessa notte. Primo Samuele Capitolo ventinovesimo i Filistei radunarono tutte le loro truppe ad Afec, e gli Israeliti si accamparono presso la sorgente di Izrael. I principi dei Filistei marciavano alla testa delle loro centinaia e delle loro migliaia e Davide e la sua gente marciavano alla retroguardia con Achis. Allora i capi dei Filistei dissero Che fanno qui questi ebrei? E Achis rispose ai capi dei Filistei Ma questi è Davide, servo di Saul re di Israele, che è stato presso di me da giorni, anzi da anni, e contro il quale non ho avuto nulla da ridire dal giorno della sua defezione ad oggi. Ma i capi dei filistei si adirarono contro di lui e dissero Rimanda costui e se ne ritorni al luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla battaglia affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia poiché come potrebbe costui riacquistare grazia del signor suo se non per mezzo delle teste di questi uomini nostri non è egli quel Davide di cui si cantava in mezzo alle danze Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila? Allora a chi schiamò Davide gli disse, Come è vero che l'Eterno vive, tu sei un uomo retto, e vedo con piacere il tuo andare e venire con me nel campo, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino ad oggi. Ma tu non piaci ai principi. Or dunque ritornatene e vattene in pace, per non disgustare i principi dei Filistei. Davide disse ad Achis, — Ma che ho io mai fatto? E che hai tu trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato presso di te fino al di d'oggi, poiché io non debba andare a combattere contro i nemici del re mio Signore? Achis rispose a Davide, dicendo, — Lo so. Tu sei caro agli occhi miei come un angelo da Dio. Ma i principi dei Filistei hanno detto, egli non deve salire con noi alla battaglia. Or dunque, alzati domattina di buon'ora con i servi del tuo signore, che son venuti teco, alzatevi di buon mattino, appena farà giorno, e andatevene. Davide dunque con la sua gente si levò di buon'ora per partire al mattino e tornare nel paese dei Filistei. E i Filistei salirono a Israel. Primo Samuele, capitolo trentesimo Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Ziglag, ecco che gli amalechiti avevano fatto una scorreria verso il mezzogiorno, verso Ziglag, e avevano preso Ziglag e l'avevano incendiata, avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che si trovavano piccoli e grandi. Non avevano ucciso alcuno, ma avevano menato via tutti e se ne erano tornati donde erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, ecco che essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figlioli e le loro figliore erano stati menati via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce, piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide. Ahinoam la Israelita e Abigail la Carmelita, che era stata moglie di Nabal, erano anch'esse prigioniere. E Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo essendo l'animo di tutti amareggiato a motivo dei loro figliuoli e delle loro figliuole. Ma Davide si fortificò nell'Eterno nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar figliolo di Ahimelech, ti prego portami qua all'Efod». E tar portò l'Efod a Davide, e Davide consultò l'Eterno dicendo Debbo io dar dietro a questa banda di predoni la raggiungerò io. E l'Eterno rispose Dalle dietro, poiché certamente le raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide dunque andò coi seicento uomini che aveva seco, giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con quattrocento uomini, ducento erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono per la campagna un Egiziano e lo menarono a Davide. Gli diedero del pane, che gli mangiò e dell'acqua da bere, e gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due picche d'uva. Quando egli ebbe mangiato si riebbe, poiché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per tre giorni e tre notti. E Davide gli chiese, A chi appartieni e di dove sei. Quello rispose: Sono un giovane egiziano, servo di una malechita. Il mio padrone m'ha abbandonato perché tre giorni fa caddi infermo. Abbiamo fatto una scorreria nel mezzogiorno dei Cheretei, sul territorio di Giuda e nel mezzogiorno di Caleb, e abbiamo incendiato Zitlag. Davide gli disse: Vuoi tu condurmi giù dov'è quella banda? Quelli rispose, giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone e io ti menerò giù dov'è quella banda. E quando egli ebbe menato là, ecco che gli Amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando e bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide die loro addosso alla sera, di quel giorno fino alla sera dell'indomani e non uno ne scampò, tranne quattrocento giovani che montarono su dei cammelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli amalechiti avevano portato via, e liberò anche le sue due mogli, e non vi mancò alcuno né dei piccoli né dei grandi né dei figlioli né delle figliole né alcuno del bottino, né cosa alcuna che gli amalechiti avessero presa. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutti i greggi e tutti gli armenti e quelli che menavano questo bestiame camminavano alla sua testa dicendo Questo è il bottino di Davide. Poi Davide tornò verso quei 200 quei uomini che per la grande stanchezza non avevano potuto tenere dietro e che gli aveva fatto rimanere al torrente Bezzor. Quelli si fecero avanti incontro a Davide e alla gente che era con lui e Davide accostatosi a loro li salutò. Allora tutti i tristi e perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, «Già che costoro non son venuti con noi, non darem loro nulla del bottino che abbiamo recuperato, tranne ciascuno di loro la sua moglie e i suoi figlioli, se li menino via e se ne vadano». Ma Davide disse, «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date». Egli ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. E chi vi darebbe retta in quest'affare? Qual è la parte di chi scende alla battaglia? Tale deve essere la parte di colui che rimane presso il bagaglio. Faranno tra loro le parti uguali. E da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge ed una norma che han durato fino al dì d'oggi. Quando Davide fu tornato... A Ziglag mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo, eccovi un dono che viene dal bottino preso ai nemici dell'Eterno. Ne mandò a quelli di Beto, a quelli di Bomath nel mezzogiorno, a quelli di Jadith, e a quelli di Areoer, e a quelli di Simoth, e a quelli di Estemoa e a quelli di Recale, e a quelli della città degli Iramaeliti, e a quelli della città dei Chenei, e a quelli di Orba, e a quelli di Cor, a Shan, e a quelli di Atak, e a quelli di Ebron, e a quelli di tutti i luoghi che Davide e la sua gente avevano percorso. Primo Samuele, capitolo trentunesimo o i filistei vennero a battaglia con Israele, e gli israeliti fuggirono dinanzi ai filistei, e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figlioli, e uccisero Jonathan, Abinadab, Malchishua, figliuolo di Saul. Il forte della battaglia si volse contro Saul, gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande angoscia a motivo degli arcieri. Saul disse al suo scudiero sfodera la spada e trafigimi affinché questi incirconcisi non vengano a trefiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiero non volle farlo perché era colto da gran paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì con lui. Così in quel giorno morirono insieme a Saul i suoi tre figliuoli, il suo scudiero e tutta la sua gente. E quando gli Israeliti che stavano di là dalla valle, di là dal Giordano, videro che la gente di Israele si era data la fuga, che Saul e i suoi figlioli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono. E i filistei entrarono essi ad abitarle. L'indomani i filistei vennero a spogliare i morti, e trovarono Saul e i suoi tre figliuoli cadute sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono delle sue armi, e mandarono all'intorno per il paese dei filistei ad annunziare la buona notizia nei tempi dei loro idoli e al popolo e collocarono le armi di lui nel tempo di Astarte, e appesero il suo cadavere alle mura di Beth-Shoam. Ma quando gli abitanti di Yabes di Galaad udirono quello che i filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si levarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Beth-Sham il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figlioli, tornarono a Yabes e qui vi li bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto la temerice di Iabes e digiunarono per sette giorni.